che siamo Ma già. non, comunque non hai ancora fatto l'OBS FICO dove... Ah, perché io vedo il tuo Skype, Ah, giustamente. Ah, vedi? ok, quindi devo seguire anche la diretta. Ok. Devo spostare Fortnite che è in mezzo alle balle. No, fai una roba, aspetta, aspetta. Io... fai una cosa, Vano. Ci siamo comunque. Siamo in diretta? No, non siamo in diretta. Oh, sì. Adesso Boh, penso di sì. andate, vado a vedere. Cosa è successo? Perché? Perché la voce del forno non sente più? Forno, la tua voce è sparita. Perfetto, io sono qua Adesso no, adesso comunque. c'è. È che non Adesso siamo in diretta, Bomber. Oh, c'è. Non sì. siamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Ok. C'è un po' di ritorno. C'è un po' di ritorno, non si sente niente, secondo me fai sapere che c'è il ritorno. Aspetta. Madonna. Un attimo. Ma sei capace di usare il tuo cellulare? Perché già è il No, massimo. forno abbiamo dei disagi, nel senso che Ale non sa usare il suo cellulare. Tutto nero. Com'è tutto nero? Perché è tutto nero? Perché è tutto nero? È possibile? Sarà nero nel tuo cellare? Apro anche nel Ma tuo. No, è solo nel tuo Ma cellulare che è perché mai sfigato. questa cosa? Io nel dubbio ho spento anche il mio volume, ma tanto non c'entra niente, sono in cuffia. Ah, No, ok, va benissimo, ci va benissimo. sono. Togli, 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 togli. Non riusciamo a fare una live in due, figurati di riuscire ad andare sulla luna. Mi ricorda qualcosa questa. È la stessa cosa che hanno detto quelli dell'Apollo 1, poi sono morti. E oggi andrà peggio. Oggi andrà molto peggio. Allora io metto Quindi si giù. sentono sia noi sia il Forna e si vede il Forna e Kerbal. Si vede il forno a Kerbal e Ci si sente tutti e tre. la Tutti e cipolla lì che... quattro. Fai parlare anche la gallina. Perfetto. Perfetto, allora spero che si senta. Come funzioni? Spero che si senta bene. Allora, ma il forno come sta? Come fa a vedere quello che stiamo vedendo noi? Che stiamo facendo Come noi? faccio? Sto guardando la tua È live. in Skype? Ah, no, sta guardando. Ho capito che è in Skype, ma in Skype No, non tra vedi il mio l'altro, schermo. però Cazzo, è voi non ci vero. siete non ci sono le vostre facce nella vostra live. Lo so Sì, che lo non, so, lo ci so sei che non solo ci tu. sono, tu devi guardare Ma se... sei te che porti gli iscritti, Forna, non noi. Ah, voi le vostre facce non le fate vedere. Ciao! Eccomi. Però aspetta, aspetta, perché se noi però allo stesso tempo li facciamo condividere schermo col forno, magari il forno riesce a vedere quello che stiamo facendo più in live che la live da Facebook. Mi avete confuso, non so neanche più come mi chiamo. Aspetta, aspetta, ecco. Aspetta, condividi schermo. Ecco, se io faccio così, il forno vede quello che sto facendo, più in live della live. Oh, Per oh mio questo. Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Adesso No! forno a te con la tua webcam inquadri il tuo schermo. Esatto, Credo. No, avete creato una singolarità. È un inception questa Sta cosa. per nascere un buco nero. Va bene, no, togli questa roba per piacere. Questa cosa Fate... è un inception. Aspetta che sei in Però per favore Skype. mettete le vostre facce dentro OBS, così la gente può offendere anche voi in faccia, non vede Come solo la mia. facciamo? Ci serve qualcosa per catturare le No, nostre facce? Ci servirebbe un'altra webcam allora forse. spiego agli 11 poveretti che sono collegati in questo momento in diretta. Sono 12. Voi vedete la mia faccia, ma io sono a Maranello e quei catini e quel Kerbal lì sotto è tipo 100 km da qui. Io non sto giocando, stanno giocando i due deficienti che stanno parlando sotto. Io sono ospite. Beh, quindi in realtà, cioè, non si sta capendo nulla di quello che sta succedendo, ma quello che accadrà in questo software non dipenderà da me. Cioè, questo è importante Possiamo anche specificarlo. stare nudi che tanto ci vede. Si sta Sì, spogliando, in infatti. questo momento, Alessandro Biasia e Andrea Vanoni sono nudi davanti al computer, uno a fianco all'altro, mentre io sto parlando con voi. Ciao Marghe. Andrà malissimo questo pomeriggio. Andrà malissimo. Allora, Io Forna, potevo uscire, scusa. potevo dormire, potevo fare Allora, qualunque cambiamo cosa, cosa invece invece. sono... Adesso Luca Fornaciari ci spiegherà come costruire un razzo e poter andare su Moon con questo razzo. Mi togli la condivisione da sto schermo che non ti vedo neanche io in faccia. Come non ti vedi fare? Ma però vedi Kerbal però così. Ma io ho la tua live aperta di fianco. Ma è in Ma ritardo la comunque live. vede Oh. che il nostro Kerbal e noi, Sì, il è Forna. in ritardo. Toglimi sta condivisione che vi voglio vedere in faccia. E aggiungetevi sotto OBS, così vi metto le faccione sotto di me, o sopra, dove volete. Adesso Oh. l'abbiamo interrotta la condivisione. Grazie. Oh, ciao, grazie. Adesso vi vedo bene.
Il Forna potrebbe ogni tanto inquadrare noi, quindi con la sua webcam e farci vedere cosa stiamo facendo. No, non farlo, siamo nudi. Allora, probabilmente. Oh, c'è Fabio Del Carro. Ciao Fabio. Oggi probabilmente perderò gran parte degli iscritti. Ma com'è che si chiama Fabio? Del Carro. Del Carro. Sì. L'irreprensibile Fabio Del Carro. L'irreprensibile Fabio Del Carro di Maranello. L'irreprensibile Fabio Del Carro. Non so che ha fatto una ricostruzione in Kerbal della ISS fantastica, bellissima. Quando farà un razzo con le ruote come il nostro, potrà cominciare a... Il gas ha detto che sembra il papa che parla a Piazza San Pietro. Forna, allontana quel microfono. Allontana il microfono. È dello stesso colore del pulsante rosso. È questo, dove lo mettiamo? Dove lo metto? È tutto molto bello comunque. Sì, è tutto molto bello. Adesso lo attacchiamo qua il microfono, vediamo se da qui mi sentite voi da qua? Sì, adesso sei ancora, cioè, adesso non sei Piazza San Pietro, sei direttamente Saruman con tutti gli orchi. Perfetto, è bellissimo, mi piace un sacco fare Uruk-hai. Io faccio tutto il giorno Uruk-hai. Si sente? Sì, ti sento. Quindi, noi sì. Bene, perfetto. Allora, vi aggiungete anche voi a questa cavolo di live oppure devo continuare a commentare con la mia faccia quello che fate voi? Ma tu non puoi aggiungere su OBS che sta catturando la tua webcam? Ma come facciamo noi Forna a mettere... Ah, serve una doppia webcam, in effetti, sì, sì. È quello il problema. Quindi rimarrà la tua faccia a commentare quello che stiamo facendo. È molto bello, è molto bello. cioè, si vedrà solo la mia faccia per tutto il tempo. Sì, bello. Stiamo facendo schifo, nel senso che. però posso fare una cosa. Facciamo una prova prima di partire. Tanto comunque non ci seguirà più nessuno. Comunque, fra 10 minuti, non importa. Partiamo il gruppo. Allora, spegnete la vostra telecamera su Skype e provate ad aggiungerla in OBS. È che probabilmente OBS andrà chiuso via per. Aspetta. Disattiva video. Sì. Allora. A parte che adesso io mi sento in linea qua. Questo è irrilevante. Provate a vedere adesso aggiungendo l'ingresso video se la vostra telecamera risulta libera. Ma che Forna che sei, mamma. Mamma mia. Che... Panico. Ma come risolvo io i problemi di astrofotografia? Mamma mia. Come perché hai messo davanti è identico, dai, cioè Forna sei uguale identico, cioè per Biasia sei uguale identico a a Fabi J. Cioè dimmi mi mancano solo gli stessi soldi, sì, però. Vai in, devi venire in qua, in qua è inutile che spingi la zozzone, allora adesso e anche il TA credo. Sicuramente ho la stessa età di Fabi J, questo posso dirlo, sì. Diciamolo tutti oggi. C'è anche Andrea Banzi, ciao Andrea. Ciao, chi è? Voi state attirando con il tranello gente che non vi conosce ancora. Oh, finalmente ci siamo. Comunque, mi dà molto fastidio che la nostra finestra non sia grande come la tua, adesso la farò più grande. Questa invidia del... È un sinonimo di falsa importanza, ok. Sì. Adesso dovremmo esserci. Ci siamo anche noi. Sì, perfetto. Cioè, la parte che non si vede nulla di mezzo Kerbal, perché tutta la parte di sinistra l'avete coperta. Allora, aspetta, che... mettetevi a destra, così non rompete le palle. Allora, riduco me, riduco te anche. Grazie, riducimi. Io ti do questa. Dai. Aspetta. Dai, riduciamoci e poi mettiamoci di fianco, così riusciamo a vedere un po' tutto. Intanto abbiamo già perso 3 persone su 12, quindi cioè, ormai possiamo anche chiudere la live e farla tipo domenica prossima. Beh, vabbè, ma solo quelli che ci vogliono bene rimarranno. Saremo noi e la Marghe alla fine del video. E basta. Oh, siamo perfetti adesso, siamo perfetti. Tra l'altro me ne andrò anche io prestissimo, cioè. Mamma mia. Io non arriverò in fondo a questa live. Allora, aspetta un po'. Ci vediamo anche. Sì? Ma, cioè, adesso dovremmo essere perfetti. Posto? Ma perfetti in parolone, ma... Aspetta, che adesso...
Vediamo anche noi dalla live come siamo messi. Intanto stiamo intrattenendo con le nostre. Esatto, stanno piovendo cuoricini, tra l'altro. Tutti sì, un sacco di cuori. Aspetta, chi è che manda questi cuori? Possiamo spingerci ancora più su. Aspetta. Vai, spingetevi. Ok. Perché farle prima dei video quando puoi farle in diretta queste cose? Esatto. Eh? Forna, fai vedere l'idiozia della tua gallina. L'idiozia della mia gallina. Gallina. Oh, siamo perfetti, ma che roba. Ci siamo? Ci siamo, okay, ci siamo, dai. Ma che spettacolo, che spettacolo questa cosa. Allora, io ho il mio Kerbal qui aperto che voi non vedete e posso simulare le cazzate che andrete a fare voi. E così. Va bene, allora, Forna, aiutaci a costruire un razzo per andare verso Moon. Oggi la nostra missione sarà andare verso Moon. E, cioè, l'obiettivo è andare e tornare o andare e rimanere ad abitare lì per sempre? Una grandissima cosa. Beh, allora, prima io e Alessandro siamo riusciti ad allunare su Moon. Sì, però Ale è un cretino, è un cretino perché non ha tirato giù la scala e quindi non riuscivamo più a risalire. Perfetto. È rimasto il missile in piedi e Valentina che girava attorno. Ma avete gli RCS per volare, lo sapete, sì. No, nel dubbio che non abbiate notato che c'è un jetpack dietro ogni astronauta che quindi può volare, specialmente se non c'è gravità può tornare sulla Terra solo probabilmente. Come si vola con quel coso lì? Ecco, perfetto. L'avevo visto prima, che ogni tanto si accendeva premendo a caso, però boh. Benissimo, ecco, benissimo, benissimo. Ma tra l'altro, io ho questo, come, ho questo vago presentimento che voi, nei video che ho visto fino ad ora delle vostre live, non abbiate mai acceso il SAS prima di volare, cioè, no, mai. No, il SAS l'abbiamo acceso. Il SAS ce l'ho impostato sul joystick adesso. Ma anche la prima volta. E ti dirò di più, il SAS è il controllo della stabilità. Ma dai, ma giura, e pensare che per 2 ore di 800 live che avete fatto non l'avete mai usato. No, con questo. Allora bene, sì, quindi un razzo che ci permette di arrivare su Moon, sì. E di provare allunare innanzitutto, ecco. Se poi si riesce, sì, a tornare indietro, dai, ci proviamo, sarebbe tutto di guadagnato, ci proviamo, non sarebbe male, sì. Cioè dovreste provare a fare intanto un flyby, però se già vogliamo allunare, alluniamo. Vogliamo allunare, guarda che nell'addestramento sono riuscito ad allunare da solo. E comunque, allora, vorrei dire che siamo riusciti a mettere la bandiera personalizzata. Gas, se ci stai seguendo. Sì, ci sta seguendo il Gas. La bandiera personalizzata. Guarda, del VAS. Dovrebbe essere appesa da qualche parte. Ma no, devo dire. Chi è che vi sta seguendo? Il Gas. Il Gas, eccola. Guarda, Forna. Bellissimo. VAS Space Program. Meraviglioso, siamo già arrivati praticamente. Esatto. Ascolta, va bene questa capsulina che ho scelto? Sì, va bene, dai. Allora, intanto ti consiglio di cliccare su DIM in alto a sinistra, così organizzi tutto per dimensioni ed è un pochino più comodo da capire, per capire cosa attaccare sotto. E qua intendi? DIM, cioè, beh, qua io considero che vedo la live in ritardo di più o meno i tempi lunari, più o meno un minuto dopo, quindi non so dove hai cliccato. Però allora facciamo prima a voce intanto, cioè dove c'è DIM con la freccina verso l'alto e ti organizza il pezzo da più piccolo al più grande, così intanto questo DIM. Dimensioni, sì. Perfetto. Anche massa è comodo ogni tanto, però. E poi avete già degli astronauti skillati per poter tipo mantenere, cioè vedere le manovre. Cioè, eravamo stupidi e coraggiosi la prima missione. Stupidi e coraggiosi. Quante stelline hanno i vostri astronauti? Allora, andiamo a vedere. Equipaggio. Tutti 5. Guarda, cioè Forna che li abbiamo istruiti, cioè, bene. Ma è possibile? Guarda. No, non vedo, lo sai che vedrò fra 10 minuti. Lo vedrai, Forna, lo vedrai. Ah, adesso lo vedo, ma com'è possibile? Avete craccato il gioco, non potete avere 5 stelline. Siamo partiti in modalità sandbox. Bravo. Grazie. Allora va bene. No, niente, va bene. Allora, prendiamo sta capsulina, va bene la capsulina.
È che prima o poi questa latenza marziana è un po' stressante. Allora, sì, ecco, la prima che metto. Bandiera dietro Abbiamo anche la attaccata. bandiera attaccata, ragazzi. Cioè, quindi questa cosa qua è orgasmica. Quanti posti tiene questa? Vedete cosa avete scelto, che l'avrà anch'io. Allora, tiene ben. Fai finta di saperlo. Ah, Ma tiene. come si 5. chiama? È l'MK1-3. Sì. Madonna, che occhio. No, è che l'ho aperto. Cioè. Ah, no, è Tra l'altro hanno l'MK1. cambiato la veste grafica perché questo oblò rotondo sull'uscita, sul panello di uscita, c'era, è molto carino questo fob. Ma quindi tu c'hai quella vecchia di Kerbal? No, no, no. No, no, dico, però nell'ultima versione, nell'ultimo aggiornamento hanno aggiornato la veste grafica Allora, di questo panno. adesso guardaci Forna, anche se in ritardo, Sì. perché noi sappiamo fare le cose basilari Alzarci. per almeno fare una capsulina. No, no, alzarci, Allora, qua alzarci. intanto bisogna che tu metta, prima di tutto, sotto vai nel simbolino con il fuoco Sì, lo scudo termico, lo sapevamo. e mettiamo lo scudo termico per Magari quando sì. rientreremo, perché il rientro dalla Luna lo faremo leggermente veloce, quindi potrebbe esserci caldo. Ancora. E quindi lo scudo termico da 2,5 metri va benissimo e lo buttiamo sotto. I paracaduti anche o no? Beh, sì, un attimo, Sì, il paracadute lo attacchi allo scudo termico, secondo te è una cosa lo attacchi sensata? sopra? Rimambito. Sì, va bene. Poi dopo, intanto, se volete metterci il separatore di stadio, sempre quello da 2,5 metri, Lo vediamo, adesso lo sto cercando anch'io, eccolo qua, ok. Il separatore di stadio, che è quello con la doppia freccina. È quello che può staccare, si stacca sia verso il basso che verso l'alto, quindi vabbè, non cambia nulla in realtà. Prendete quello che volete, purché sia 2,5 metri Sì, piano. trovato, trovato. Adesso dobbiamo mettere il coso sopra, il paracadute Paracadute? sopra, che è quello blu. E quegli altri Ma no, due. no, non serve un cavolo, cioè, non serve un Ah, cavolo per perfetto. paracadute. Sempre messo noi. Sì, ma lo potete mettere, però effettivamente farà poco rispetto comunque agli MK2R, quelli laterali che dovete comunque mettere. MK e ne mettiamo tre. Qua, sì, mettine 4, in dubbio, sa mai. Ok, sto facendo anch'io, Ovviamente non davanti al portello. Ah, l'altra cosa che vi consiglio è cliccare di sinistro sulla chiave inglese arancione che c'è in basso a destra. Sì, quella Tra l'altro, che organizza. se prendi il titolo. Se clicchi, dopo, se tieni premuto sulla porta di ingegneria e tiri verso l'alto, puoi espandere il menu in modo che ti rimani sempre aperto e ti fa vedere quali sono gli errori di progettazione, perché sennò, se tipo metti il paracadute davanti al portello, potrebbe essere un problema uscire. Dov'è la porta di ingegneria? Scusami. Infatti. No, se clicchi sull'icona in basso a destra, arancione con la chiave inglese, in basso a destra. Sì? Ok. Il titolo di quella sezione è rapporto di ingegneria, no? Se prendi la scritta e la trascini verso l'alto, puoi espandere il menu, così ce l'hai sempre tutto aperto e vedi gli errori che eventualmente vai a sommare. Ah, però adesso non ne danno comunque di errori. Comunque, stacca quel separatore di stadio e attaccalo più in alto con il mouse, perché sennò ti fa quel fascione bianco lì che fa schifo. C'è Scusa, un punto di aggancio più in alto, più vicino allo scudo termico. Se lo prendi col mouse e provi, vedrai che ce la installo fai. comunque questo qua però Ok, adesso. no, l'ho fatto, guarda. Perfetto. Guarda, così, così, Io l'ho guardo fra un fatto. pochino, sì, Sì, vabbè. l'ho fatto, l'ho fatto. Questa latenza. Ah, ok. Io ho messo il. Io Hai letto ho cosa ha messo. scritto? Hai Ecco, letto adesso l'ho visto. cosa ti ha scritto Valia? Ha detto che hai la voce da oracolo onnisciente. Pdor, figlio di. Allora, io ho messo i quattro paracadute, ok? Sì, In anche noi. cima, in realtà, potremmo anche vedere se metterò la docking port nel caso voglia fare una roba tipo, non so, l'Apollo. Vabbè, comunque, vediamo. Allora, Chi? Scusa, ho capito no. minimamente. Chi? Niente. Allora, questo pod ha 150 di energia, quindi bisogna che mettiamo almeno una piccola batteria qua dentro. Sicuramente. 150 di energia quella qua. Io gli metto batteria da 400, così sono sicuro che non rimango a secco, perché Andiamo nell'armadio. vi serve la carica elettrica per aprire i paracadute, quindi questo deve arrivare tipo a 10.000 metri con la carica elettrica, sennò i paracadute non si aprono. Ah, perché sennò li devi aprire manualmente.
Ma penso neanche lo stesso. Sì, il problema è che se esci in atmosfera con l'astronauta potrebbe avere dei problemi. Ah, ok. E quanti ne mettiamo di batterie? Io ho messo una batteria da 400 e poco. Ma solamente fuori? Cioè, ma le devi mettere fuori per forza? Ma sì. Tanto poi, vabbè, la puoi anche spiaccicare dentro, sai che Kerbal ha questa leggera licenza poetica, per cui puoi in realtà cliccare sull'icona per spostare verso l'interno e così spingere dentro roba a caso all'infinito. Ah, perfetto. Eh no, non lo sapevo, comunque. Vabbè, sì, basta che vai con questo La su. mettiamo sotto Vasta Space Vai, Probe, così lo la facciamo. chiamo È Vanrocket. bellissimo da vedere Ragazzi, adesso. è bellissimo. Vanno. Ok, ci si impianterà un fagiano quando partiamo su quella batteria lì. Allora, adesso dunque, ok, questo va bene. Beh, allora dobbiamo fare il primo stadio, che sarà quello che Scusa, rientrerà sulla Terra. forna esteticamente sopra non ci mettiamo niente, è un po' brutto così. Cosa ci mettiamo? Boh, una cupola, qualcosa, cioè non lo so. Brunelleschi. Cioè, non so, un tondo, qualcosa, cioè non so, è come finire un coso Vediamo in. se ha senso metterci qualcosa. Xenophon. Non so, è come finire un coso in Lego e non metterci niente Questo. sopra. No, è che di solito io ci metto la docking port per fare i dock in orbita, ma per quello, Ah, capito? ok, per fare i rendezvous con. Ok, Cioè. vabbè, ma noi non dobbiamo farli anche perché non sappiamo farli, quindi. Siamo a Siamo a 4,6 4,6 tonnellate, tonnellate, quindi quindi boh, sì, sì, se volete se volete metterci metterci qualcosa, qualcosa, però sì, andate nel nel simbolo dove simbolo c'è dove c'è tipo tipo la gru, gru e lì ci e lì sono ci le sono quelle le colline per colline per chiuderlo chiuderlo sopra, sopra, se se volete volete chiuderlo chiuderlo a a caso, caso, giusto giusto a a livello livello estetico. estetico. Saranno tipo queste? Secondo te è sto schifo qua? Sto qua tondo, mettici. È un accoppiatore di pile. Quello lì, lì c'è, sì, quelli lì dovrebbe Allora, esserci qualcosina. facciamo che fa lo stesso. Stai sicuro che non sia in aerodinamica, forse? Forse è l'ogiva aerodinamica, vedi, è l'ogiva. È È Vabbè, non serve un cacchio bellissimo. comunque, metti del peso per nulla. Va bene, allora non mettiamo nulla, andiamo avanti. Risparmi. Allora, sotto il disaccoppiatore bisogna che mettiamo il primo stadio, che sarà quello che fa la frenata quando rientriamo sulla Terra o comunque quello, diciamo, che dalla Luna ci spingerà verso Terra. Ok. Quindi è molto leggero, ad esempio, il monopropellente, potremmo fare uno stadio solo di monopropellente. No, comunque stavamo dicendo io e Ale, scusami, Forna, che si vede molto bene su Facebook. E questo è merito della fibra, quindi meno male, va bene. Grazie fibra. Va bene. Più fibra per tutti. Allora, io posso fare, io ho dei razzi che vanno a monopropellente, non so cosa avete voi. Se nella barra di ricerca in alto a sinistra scrivi monopr, ti seleziona già da solo tutta la roba che va a monopropellente. Mono pro. Però Monopr, eccoli qua. Serbatoio per monopropellente sbuffo. Serbatoio per vai giù, non vedo dei razzi. ci sono solo i serbatoi di Sì. carburante. Non avete neanche un razzo che vanno. Ah, quelli. Quali? C'è un razzetto qua. Questo qui? Questo qua? Questo qui te lo dico fra 45 secondi, come sempre, la solita Motore frase. monopropellente sbuffo. Sbuffo. Quanto spinge? Quanto chilo di fa in un vuoto? 9,6 20 nel no, vuoto. 20 kN. Vabbè, io ho messo un motore unico che ne fa 110, voi ne mettete 5 di quelli. Ho messo una tannichetta da 750 di monopropellente. E quale sarebbe? Ah, ce l'hai lì, secondo me. È quella Secondo me sotto il razzo, o circa. Comunque. Serbatoio di carburante FLR25SCR. Sì, no, FLR1 si chiama il mio. Forse è l'ultimo in basso a sinistra che hai tu nel menu lì, però vabbè, non cambia tanto. Eccolo qua, 750 di monopropellente tiene sì, questo. eccolo, provato, bingo. solo uno. Allora metto, sì, Sì, mettine mettine uno. uno. Metto i stessi vostri razzi, Anch'io. anch'io, E vediamo vediamo quanto ne servono, perché. scusa, quanti dobbiamo Uno, metterne di motori? due, tre, quattro. Quattro è sufficiente, ci dà 1137 di metri al secondo. Ci dà 1000 metri al secondo. Di motori, giusto? Da perché 4 ti dà soldi? motore monopropellente. Ma Perfetto. perché non riesco a metterli io i motori Forna? Cioè, Beh, mi fa questa perché cosa, adesso la vedrai in live. devi attaccarla, ma no, mica sotto, sono laterali questi, attaccali di fianco. Ah, portali su. Così. Magari
grande, così, sì sì sì. Portare più su. Tra l'altro io li ho distanziati anche un po' verso l'esterno perché vedevo che il cono sotto entrava dentro al serbatoio e non vorrei che quando vai a staccare lo stadio esplodesse tutto. Ah, li hai staccati un po', tipo come li ho leggermente scostati verso l'esterno. Come stiamo facendo? Il cono nero ho visto che entrava. Mi raccomando, non appoggiatevi sul separatore sopra, anche perché sennò i separatori devono essere liberi, sennò esplode tutto. Ok, a posto. Allora, qua voi non leggete, ma voi mancano le mod, ma l'unico modo per progettare è avere la mod Kerbal Engine Redux che vi fa vedere i kilonewton, i metri al secondo per ogni stadio, perché così potete capire se il razzo si alza o no e se avete abbastanza metri al secondo per arrivare a fare la vostra missione. Comunque, quello che abbiamo fatto adesso a 1100 metri al secondo, che andrà bene per fare giusto l'orbita di rientro. Okay. Mm-hmm. Sotto mettiamo il separatore, che è sempre quello di prima, da 2,5 metri. Il disaccoppiatore, scusa, il separatore di stadio. Sì, separatore di stadio. Questo qua. Sì. Okay. Okay. Ok, e questo è il nostro primo stadio. Io salvo. Ci vado sopra con il pezzettino lì. Che cazzo vuoi che faccio? Tiro su un pelino. Salviamo, ok. Allora, sotto. Bene, adesso dobbiamo andare ovviamente in esponenziale. Dobbiamo metterci molto più peso per fare il secondo stadio, che sarà quello che atterrerà sulla Luna, teoricamente. Esatto. Che è quello che avrà le gambe. Che forse atterrerà sulla Luna. Sì. E quindi ci mettiamo un serbatoio come questo qua? Mettiamo un serbatoio più grande. Intanto sarebbe molto comodo metterci una ruota, di... come si chiamano? Le ruote di reazione, per controllare il movimento. Quello che ti dicevo l'altra volta. Sì, ce n'avete una grigia e nera teoricamente, che è larga 2,5 metri, sotto la sezione, è quella sotto i vettori, la sezione. Quella sotto i razzi. Ecco lì, questa qui. Quella nera, che è larga 2,5 metri, e ha una coppia di beccheggia imbardata e rollio di 30, che è abbastanza buona. E va attaccata sotto il razzo? Mettila sotto al disaccoppiatore, sì. In tutto questo mancano ancora i pannelli solari, ma conviene metterli sul serbatoio del monopropellente, così fino alla fine, fino a casa li abbiamo. È normale che fluttui tipo in questo modo? È attaccata sì al disaccoppiatore. Ma ragazzi, vi sembra larga 2,5 metri quella? Ma siete dementi? è l'ultima sotto, la vedo io da qua. Aiuta. Intanto vado a cercare il serbatoio. Ma questa manca di sto andando a cercare il serbatoio. Intanto l'avete sotto. Vediamo un attimo. Io tipo dovreste avere di serie il Rocco Max X200, che è un motore, lo so. È un serbatoio imbambito, non è un motore. E comunque quello abbiamo usato l'altra volta. Con la K. No, vediamo se ci dà. Beh, ma se vai nel serbatoio non è che ne avete tanti, perché io ne ho un sacco perché ho molte mod, ma voi dovreste avere poco. X216. Io ho messo, adesso provo a mettere il X216, sì, per vedere se mettete 500. Montiamo il motore a liquido RE-L10. Un po', siamo un po' borderline, però va bene, dai, altri 1800 di ottantino, bene. Ma tu intendi, cos'è un motore questo? Avete messo lo stadio, no? Cioè il serbatoio. Metti il motore, mettete RE-L10, il barboncino si chiama. Molto bello il barboncino. R10? Barboncino. Non fai prima a scrivere barboncino? Ale. Barboncino. Eccolo lì. Barboncino. Ah, L10. Sì. Così siamo a un totale di quasi 3.000 delta V, vuol dire che andiamo quasi in orbita in questo stato. Ok. Se non fosse in realtà che probabilmente non va un cacchio in orbita, quindi in atmosfera, quindi non ci andremo, però non importa. Allora andiamo avanti perché
dobbiamo fare un altro stadio. Cioè, questo è il razzo che ci farà atterrare, probabilmente. Allora, adesso dobbiamo dirgli una cosa al forno che non se ne è accorto, che non abbiamo le zampe. Vero? Sì, e neanche i pannelli solari, quindi sì. Mettiamo le zampine. Le zampine, qua. No, dove c'è il carrello? Aspetta. Mettiamo LT1, LT1 sono piccole, LT2, Carrello, sì. LT2. Ne mettiamo 4. 16. Io le 4, sì, sì. 4. Vediamo quanto perde. Vabbè, un pochino, però fa niente. Inizia chiusa. Ok, rimettiamo il separatore di stadio. Attenti anche qua che non tocca terra. Cioè, abbiamo le zampe che non non lì. Mettetele alla fine della tanica, ma appena sopra il razzo che non tocchi la gabbia del separatore di stadio. Ma siete proprio dei dementi. Allora, Marghe c'ha fretta, ragazzi, bisogna partire in fretta. Marghe, vai a farti un aperitivo. Sì, ma infatti dobbiamo andare, dai, su via. Vai, ok, metti il disaccoppiatore. Per forza. Disaccoppiatore, chiudi le gambe. L'ho chiuso già, tesoro. Lo so, sai che sono su Marte. Allora, questo qua è lo stadio che ci farà decollare dalla Luna, teoricamente. Dovremmo riuscire ad andare in orbita con 1700 di delta D, più o meno. Quindi adesso mettiamo lo stadio che ci farà atterrare. Allora, intanto dobbiamo allargare la sezione, perché sennò viene lungo come un palazzo. Perciò mettiamo, mettete il serbatoio che allarga la sezione, e poi già sotto, io non so perché ridete, ma credo che fra un po' me ne accorgerò. Cos'è il serbatoio che allarga? Ah, l'adattatore serbatoio, quello qua. Sì, ma come dici? È il serbatoio che allarga la sezione del razzo, sennò... Sì, ma lo sapevamo, stavamo vivendo per... Ah, fa vedere che cosa avete qua. Vai giù. Allora, no, quello non credo che allarghi. Ok. Però questo tipo. Allora, li abbiamo provati tutti, quindi a un certo punto arriverà. Sì, ma scorriamo il menu. Sei in ordine di dimensione, devi andare giù. Però questo qui, è Saturno 5. Oh, l'abbiamo trovato? No. Ce la faremo mai da quella. Male, mi sta indicando tutti, mi sta indicando tutti e mi fa... Eccolo. No, un po' troppo. Siamo in differita di un minuto, Forna. Lo so. L'avete trovato intanto? Secondo me non c'è. No, non l'abbiamo ancora trovato. Ce ne dovrebbe essere nel mezzo uno per forza, perché... L'abbiamo trovato. Queste sono le sezioni standard. Quanto tiene di serbatoio? Clicca di destra sopra, quanto tiene di... Cosa tiene dentro? Sui 1200, 1500? 1125. Vabbè. 1003. È quello d'aereo? È quello che sto vedendo adesso io? È d'aereo? Sì, è questo. È quello del Notare 1, tra l'altro. È possibile che non ne abbiate un altro nella fornitura di... Ma è impossibile che non ci sia. Non c'è. Vabbè. Vabbè, metti quello lì e pace. Ho capito, non ha la sezione rotonda sotto, fa un po' schifo, però va bene. Clicca sul pod e... Tira il razzo verso l'alto, va. Ma è impossibile. Ale non riesce a trovarlo. Che t'ha benedio. Io vi do altri 5 secondi e poi lancio il mio razzo. Ma non lo troviamo. Oh, ma secondo me non c'è Cypher, no? Giù. Puoi andare a vedere gli ultimi? Ma io lo sto per lanciare. Questo cos'è? No, è la punta questo. Ma perché mi fai mettere una punta, Ale? Ma Forna anche secondo me non c'è, sai? Abbiamo solo quello lì, di quella dimensione. Cioè abbiamo solo quello. Vabbè. Niente, raga, mettetene uno già quadrato. Cioè, fa schifo da vedere, però... Cioè, un quadrato. Uno già cilindrico dritto. Mi sembra impossibile. Sì, sì, deve essere assolutamente impossibile. Queste qua sono le sezioni standard, quindi ci deve essere per forza. L'abbiamo provato. È che la differita non mi aiuta. Le abbiamo provate tutte. Ma scusa, ma facciamo prima. Tu cosa hai messo? No, io ho 1800 mod. La mia si chiama MI-LA1. Però e va da 3,75 m a 2,5 m. Prova a scrivere MI-LA1, ma ti sarebbe uscito.
No, no, ma noi non ce l'abbiamo, forse perché tu c'hai la mod. Facile. Oh, vabbè, io ho 1800 mod, quindi sto cercando di selezionare anch'io i componenti originali perché per capire. Vabbè, allora mettiamo quello lì dell'aereo, cosa Metti facciamo? quello del notario 1, dai. Eccolo lì. Ma sì. Va bene, là, ok, andata. Dai. Quindi poi. Allora, poi sotto metterei un altro serbatoio, comunque un altro serbatoio perché facciamo uno stadio un po' corposetto. L'altro serbatoio per forza deve avere la livrea più o meno di questo, no? Eh sì, Esatto. questo qua è proprio il suo. Questo qua è il suo, Sì, c'è esatto. anche i disegnini che si attaccano. Alza un po' la barra, dai. Un'aerea stiamo facendo, ho capito. Non c'è niente di meglio. Cioè, è lunghissimo, tra l'altro, fa cagare sto razzo, è veramente Allora, bruttissimo. fatto. Allora, Una cosa, è una cosa che non si guarda. ho cancellato tutto. Adesso li mettiamo sotto. Se lo facciamo senza in modo. Sì, no, così è molto brutto. Il motore da usare è l'RIM3, dopo, eh. Ma però mi serve capire quanto devo mettere sotto di Ma carburante. cumulativamente io nel mio ad esempio ho messo vabbè, la sezione che allarga fa 1200-1500 e poi sotto ho messo 3200-4000, quindi ho messo una bella quantità. Perché cioè, ne abbiamo uno che però non allarga, che è 1440. E 1760. Che è praticamente come la mia sezione che allarga. E poi dopo io ne ho messo sotto uno ciccione ciccione. No, ma togli quello grigio della stessa sezione. Bisogna che ti allarghi adesso, se no il razzo diventa troppo alto. Se non hai l'adattatore che te lo allarga a cono, vabbè, farà brutto, però mettilo cilindrico, ma devi allargarti di sezione. Ma sì, ma No, mettete no. il coso di prima. Quale? Non ci sta abbastanza L'adattatore. carburante. Ah, Quelli quello. a bande bianche e nere che vedo di sotto nel vostro menu vanno bene. Così. Quanto? Ma perché? Ma perché si allarga. Perché insistete con quello dell'aereo? Forna, guarda che bello quello che abbiamo appena messo. Aerodinamico proprio. Arrivo. Ecco, allora, quanto tiene quello piccolino qua che avete montato? 16 Va bene. 1620. Metti quello più grosso. Quello più grosso. Sarà Sì, questo? quello lì. Ok. Boia. Mi Vecchia. 5760. Oh, bene, ci siamo. Adesso avete più o meno il mio carburante. Mettete sotto l'RE trattino M3. Sopra che scrivo? Fa schifo sto razzo, però potrebbe funzionare. Diciamo. Ok, ah, il vela maestra. Sì, Cos'è sta il vela parola? maestra, il vela maestra. Forna, ma è orribile. È esteticamente orribile comunque. È veramente imbarazzante e potremmo valutare di mettere le gambe qua però, perché probabilmente atterreremo con questo. Scusa, ma non ce n'è uno più piccolo di questo serbatoio orribile che ho appena messo? Ragazzi, cioè, vedete, il punto è questo. Cioè, il mio è carino, adesso ve lo sto facendo vedere. Cioè, se avete l'adattatore è carino, e il problema è che voi non avete quel pezzo lì. Che merda che Ma ascolta, ma e se ne mettiamo due di quelli più che c'avevamo prima, quelli che ha detto che andava quello un po' più piccolo di questo qua, se ne mettiamo due di quei motori lì. Cioè di quei serbatoi lì che Questo qua era. erano questi qua, tipo ne metto uno così e uno altro sotto uguale. Sì, adesso quando vedo che cos'è il così, te lo dico. L'importante adesso è che noi conteniamo l'allungamento del razzo, sennò ovviamente. Ok, sotto uguale. Poi in realtà Kerbal sai che ti permette di, appunto, c'è questa leggera concessione per cui puoi far sparire un serbatoio dentro l'altro, quindi volendo l'ultimo lo fai salire dentro l'altro e sei a posto. Ecco cosa mi fa. Allora. Ma perché devi usare questo qua, vanno per portarlo su? Da lì adesso lo trascini. Così. Yes. Oddio, 4? No, Cosa stai facendo? No, Ale, non facciamo queste cagate qua che dopo alla fine. lasciamo così. Esatto. bene, ok, Ok, sotto sotto mettete il mettiamo il razzo. razzo. Vai. Sotto mettiamo Il vela maestra. il vela maestra. No, c'era già Ale. È troppo tardi.
Ma non ho capito, quindi lo lasciate senza infilarlo l'uno dentro l'altro? Beh, cosa cambia da quello dell'intero? E dovrebbe essere uguale. Che è più gradevole. Ah, ok, va bene. Allora, mettetevi la maestra e cumulativamente siamo intorno ai 5.000 Dove lo vedo sotto? tra i due serbatoi. Guarda, quanto fa uno? 1620 e quell'altro 1620, quindi direi di No, no. lontani anni Sono luce. 1300, 1000, no, 3200, Mettiamo quelli di prima. ne mettiamo un altro. Ascolta, mettiamo quelli di No, prima vi allungate invece. troppo. Vi Metti quelli di allungate prima. troppo. Diventa troppo lungo. Mettete, no, dai, va bene, dai, andiamo così. Mettete. Metti il serbatoio di prima, che faceva Tanto il prima. vostro cambierà che il vostro non ci arriva, io sì. Dopo passiamo al mio schermo. Allora mettiamo quello orrido di prima, dai. Dai, metti l'orrido. Mettiamo l'orrido. Sì, ti do. Motori, vela, Ti do, guarda. fatto, Eccoli. dai, a posto, Dai. sei già a The posto. Horrible, vai con vela maestra, vai con mettiamo sotto il separatore di stadio adesso a 1000 metri, cosa serve? Un 3 metri 75? Un 5 metri? Boh. Cosa sta dicendo? Non lo so, cosa sta dicendo? È in preda un delirio. Il separatore di stadio. Cos'è che dobbiamo fare, scusa? Metterci il separatore di stadio! Dobbiamo sta do dovete staccare. Questo è il penultimo stadio, ma ci sarà quello che ci porta in orbita. Dobbiamo farne uno ancora più grosso. Diventa un ciccione proprio. Così circa siamo a 5.700 di delta V, vuol dire che andiamo in orbita e arriviamo sulla Luna, ma non atterriamo. Forna fa cagare. Cos'è questa cosa? Perché ha fatto questa cosa qui, Forna, secondo te? Perché la sezione del razzo è stretta, immagino sia. Esatto, sì, immaginavo che avreste visto quello. Sì, lo fa uguale anche a me, sì. E quindi lo lasciamo così. Se, non so che razzi hai, se potresti mettere un razzo molto più potente, anche se è un po' sbilanciato, che abbia la stessa sezione della gigatanica, così diventa. Se è della stessa sezione, dopo ti fa il cono di chiusura della stessa sezione, però. Cioè, così, cioè, se ne metto No, uno. al posto di qua sotto di vera maestra mettere un motore È grande brutto, come un no? È portatanque. brutto sto razzo. Sto razzo è una schifezza. Sembra. È veramente il razzo più brutto che si sia mai visto. Ascolta, sembra un condominio. Perché gli altri razzi, dopo io ho tutti quelli della Space Y, che è una mod molto bella, ma che non è originale. Larghi così, ma no, voi secondo me non li avete. Dai, facciamo così, deve essere funzionale, non bello. Ma fa cagare, come facciamo a mandare su una roba del Ci genere? sale, ci Non sale. viene nessuno a vederci la Ci partenza. sale. Io ci No, ma andrei a scusa, ma vederlo. quindi devo mettere il disaccoppiatore e lasciarlo così orribile come prima? Sì, vai. Rimane però qua. Allora, raga, vi do l'ultima soluzione, però, cioè, che potrebbe funzionare, se no bisogna mettere potete mettere una tanica di serbatoio larga come il razzo. E poi attaccarne di fianco altre, però diventa un casino. Madonna, diventa obesissimo. Cioè, ma sarebbe questa cosa qua? Cioè, nel senso, con questa cosa qua te dici che funziona così. Così te lo dico fra un po' con la differita, sì, te lo dico fra un pochino. Manca il motore sotto, però, il bomber. Un attimo. Bomber, hai messo. Ok, va bene quello lì, no? Sì. Come si chiama il Rotomax che stai usando? L, no, X? No, non è Rocomax questo qua. È S3 è No, il è Carbodyne. sì, S4. 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 Lo prendo anch'io. Imbruttisco il mio razzo come il vostro. Grazie. Si muoverà tutto alla partenza. No, si muoverà tutto. Farà un'esplosione che non hai neanche idea. Io non ce l'ho l'S4, è possibile. Non c'è le nostre mod. S4 128 Carbodyne. Adesso vai più Vabbè, avanti del tuo. comunque, niente, dai, ragazzi, fate un altro stadio sotto che tenga di più. Mettete un serbatoio bello giga perché dobbiamo spingere su tutta sta roba e poi metterci un razzo anche abbastanza potente. Quali razzi avete? Quali sono rimasti nel vostro Kerbal originale qua? Ma scusa, ma e tu intendi un altro serbatoio come quello che abbiamo appena messo? Cioè, li facciamo Beh, due attaccati o fatemi quindi vedere i ci razzi mettiamo? prima, fatemi vedere i razzi, perché non so mica se abbiamo qualcosa da mettere più potente del vela maestra.
Abbiamo motore a carburante liquido, abbiamo il Mammut che ci ha spinta 3746 kN in atmosfera. È a vuoto 4000. Ok, va bene quello. Mammut si chiama. Cosa che guardo qual è? Ah, ok. Ok, questo qua ha la sezione del serbatoio che secondo me state montando, tra l'altro. No, no, quello che stavamo montando prima, che era quello dell'aereo, che dicevi che era quello dell'aereo. Vi mancano quelle sezioni lì, non capisco perché. Vi manchino i pezzi di quella dimensione lì. È stranissimo. Comunque sì, quello è l'ultimo pezzo. Beh, è veramente una cosa imbarazzante. Io non ho mai visto un razzo così brutto. Fa veramente cagare. No, è bellissimo. Non hai un serbatoio più largo per accorciare un po' sto razzo da mettere sotto come l'ultimo stadio che tenga lo stesso carburante? Un serbatoio più largo? Invece mettere due così, uno solo, però più largo. Grazie Ale. Cosa cambia? Traduco io. Cosa cambia, scusa? È che lo corci? Che è più basso, che è più corto il razzo. Ah, ok. Aspetta. Questa è la cosa più brutta che si sia mai vista in Kerma Space. Io mi vergogno di essere qui con voi oggi. È imbarazzante. Se lo facessimo partire con le gambette aperte anche. Sì, ma anche i paracadute aperti, secondo me. Quello è già successo. No, non abbiamo... Ma Marghe, vedi, il problema è che non funzionerà neanche. È questo in realtà. Guarda questo qui. No, questo qua. È quello che abbiamo appena montato, questo. È lo stesso? Sì, sì, sì. No, no, era il serbatoio più grande che avevamo, Forna. No, è questo il più grande. Quello lì è questo, mi sa. Beh, comunque quella sezione, quel cono che si allarga, potevate usarlo. Non è proprio della stessa dimensione, ma almeno veniva un pochino più bello. Vabbè. Guarda che magia che ti faccio adesso. Ho paurissimo. Guarda, Mamma mia. Adesso sì che è bello. Adesso sì. Guarda adesso, Forna. C'è l'inferno lì dentro, è tutto rosso. ma secondo te il disaccoppiatore può essere un pochino più piccolo di questo qua? Sì, mettilo più piccolo. Allora, sì, Marghe non funzionerà mai, ma stanno facendo le cose da cazzo di cane proprio completamente. Non andrà mai nulla. Tra l'altro abbiamo messo una sola ruota di reazione, quindi questo razzo, cioè, si capotterà 180 milioni di volte e... Ma guarda che bello che adesso, madonna, adesso sì. Che roba. Ma fammi, così, giusto per farmi venire gli incubi, mi attivi per favore il peso per vedere dov'è il baricentro di questa cosa che abbiamo costruito brutta? Dove lo vedo il peso? Di fianco al costo del razzo, in basso a sinistra, c'è il simbolo del peso. Questo. Overlay centro di spinta o centro, sì, di massa? Sì. Centro di massa? Sì, sì, centro di massa. Ecco, te l'ho attivato. E dov'è? Adesso lo vedrò. È nell'ultimo stadio. Perfetto, benissimo. Guarda, aspetta che te lo attivo adesso. Sì, non quello viola, quello giallo, ragazzi, non quello viola. Ah, quello giallo. Beh, sicuramente vedrai che andrà molto meglio come cosa. No, a metà, al centro. Sì, dai, più o meno. Bene, siamo delle bombe, ragazzi, siamo fortissimi. Andremo sulla luna, ragazzi. Allora, dunque, dobbiamo capire se, vabbè, io, cioè, lancerei a sto punto perché tanto non ci serve nulla, però probabilmente atterreremo con il razzo, beh, chi lo sa. Atterreremo, non so dove... innanzitutto. Beh, ma io... Vabbè, lasciamo le gambe di dove sono, però ricordatevi di mettere sul serbatoio del monopropellente i pannelli solari almeno e l'antenna radio, sennò... Siamo fermi, quindi mettete i pannellini. Allora, scusate, i pannelli solari li mettiamo a volontare. Eh? Suca! Allora. Rispondi al gas beer. Vabbè, ma diglielo. Gas birre, basta. È un dolcetto, dai. Allora, dai, mettete i pannelli fotovoltaici, quelli che si aprono e si chiudono. Ascolta, dove li metti i pannelli fotovoltaici? Sul serbatoio del... sul serbatoio del monopropellente. Questo qui. Dove abbiamo anche i razzetti. Ah, ok, ho capito. Anche io lo so queste cose qua. Lo so che lo sai. Io ho messo quelli che si chiudono, che si chiamano SP-V-3x2, una roba così.
E dove era? Eccolo qua. Sì, trovate. Ne mettiamo 4? Sì, io ne ho messi 4. Tanto pesano poco, non è un problema. E mettete l'antenna. Allora, l'antenna che serve. Intanto quella piccolina easy standard che va bene. La mettiamo nella punta, perfetto. Che brutta. Ma questa potrebbe non arrivare alla luna, quindi ve ne serve anche un'altra che... Ah, avete già quella bianca, perché è tutto sbloccato, perfetto. Quella bianca, quel cilindro chiuso bianco, mettetene uno dove volete, anche sul modulo, tipo, non so, dove fare voi. No, sul modulo no. Mettetelo sul serbatoio del modulo propellente, così ce lo lasciamo indietro quando torniamo a casa. Uno solo? Però non me lo mette, sì. Me lo mette solamente in orizzontale. Ma non metterlo sul modulo, dicevo, mettilo sul modulo propellente, così lasciamo questa 0,1 tonnellate, una sola, non 4. Però come la stavo mettendo? Così? In questo verso? Di così? Orizzontale, di lato, sì, sul serbatoio, va bene. Occhio a non metterlo al coso, attaccato al... Sono attaccato al monopropellente, questo qua. Sì, sì, sì. Poi, Vano, facciamo una roba. Tanto comunque questa cosa non funzionerà mai. Però vai nella sezione della gru e prendi il connettore puntone, quel filo, quel connettore lungo. Connettore puntone. Si chiama proprio connettore puntone. Sì. Sì, quella che scrivo. Eccolo qua. Continua a darmi le sberle allo schermo, Ale. Connettore. Aia. Aia. E dove lo metto il connettore al puntone? Il connettore al puntone con la X tu ne prendi il numero massimo che ne puoi appoggiare, che sono tipo non 6 ma 8. Sì. Se tu ti appoggi sul serbatoio largo là sotto o sul separatore di stadio, adesso ti faccio vedere che cazzo sto dicendo. Puoi unirlo con qualcos'altro. No, è che voi, avendo delle sezioni così a cazzo tra uno stadio e l'altro, bisogna che vai a rinforzare la resistenza degli stadi, altrimenti questo razzo oscilla come un pazzo. Possiamo farlo anche sul Notari 1 dopo questa cosa qui. Hai visto quello che ho fatto? Sì, l'abbiamo fatto anche noi. No? Cioè, perché è chiaro che non è molto solida questa cosa, quindi io ho solo una sezione brutta così, voi ne avete addirittura due, mettete un po' di... È perché li hai messi troppo in dentro, vanno attraverso... No, è contrario, o no? Così. Così, ci sta. Fate dei rinforzi di quel tipo. Da noi spariscono dei rinforzi, ma va bene lo stesso. Sì, perché avete cliccato in un punto dove non possono agganciarsi. No, dovete prendere la parte sotto e la parte sopra, cioè non è che può andare di là. L'abbiamo fatta. Ok. Questi in generale, cioè buttandoli un po' ovunque, vi aiuteranno ad avere un po' di stabilità. Sì, stiamo buttando in orbita un ombrello praticamente. Sì, è un ombrello. Il nostro problema è che in realtà non abbiamo delle ruote di reazione, quindi questo razzo se lo spostiamo, se lo incliniamo prima dei 15.000 metri, 20.000 metri, si inizia a girare su se stesso. Vabbè, io provo a lanciare, tanto che cacchio. Ma siamo sicuri? No. Ma non metti la torre di lancio? Ho Bob Kerman e Tinumo Kerman che sono pronti. Non ho un pilota, però vado a prendere uno. Okay. Non riesco a schiacciare le parti, come faccio, scusa? Aspetta. Perché non riesci? Perché c'eri tu davanti. Ok, e li metto dentro la gente però. Ce l'abbiamo già. Nome, dai, chiamalo Fornaciari 10. Fornaciari 10 lo chiamiamo il veicolo. Fornaciari 10. Però non abbiamo mica messo le fasi di lancio. Fornaciari. Ma io le ho messe, non so te. Allora, accensione primo stadio, separazione secondo stadio. Accensione, separazione. C'è un'altra accensione lì. E poi abbiamo due separazioni attaccate. Qua c'è forse un problema. Accensione con lo stadio lì, poi separazione di quello stadio lì. Lo dico io, non arriveremo neanche in orbita. No, accensione. È giusto, Ale? La separazione. E poi la separazione? Ok, qua. Minchia, ma che pannelli solari avete messo? Abbiamo anche la TV e il fornello dentro. Sì, ma sono pesantissimi. Avete praticamente reso inutile il primo stadio. Va bene, io sto già lanciando comunque. Allora mettiamo di là i pannelli.
Ma sì, mettili più piccoli, quelli sono pesantissimi. Ma io gli ho detto Ale di non mettere questi. Ma quelli nell'armadietto bianco che si aprono e si chiudono, che sono piccolini e sono comodi. Gli Oxstat. Ok, grazie. Mettine uno. Solo che... Sarebbe comodo se si potessero aprire e chiudere, capito? Così... Non... Ce l'abbiamo fatta. Forse. Ho avuto l'aggiornamento grafico io, che figata. Grande, chi se ne frega. Allora, l'ultimo stadio. Manca la separazione qua ancora, Varo. No, è giusta, cosa manca? Di la separazione, dicevamo prima. L'ho messa. L'hai messa? Separazione, accensione, no, separazione. Prima. No, c'è. Buono. Okay. Va bene, Forna ci siamo noi. Forse, sì. Ascolta, facciamo un piccolo briefing prima del lancio di quanto dobbiamo inclinare alla partenza. Allora, in teoria si può iniziare a inclinare fino a metà del Nuffball dopo gli 8000 metri, però cioè, gli 8000 metri sei ancora in max Q, cioè hai ancora il momento di massima pressione, non è il massimo. Se il razzo è ben equilibrato, sì, ma in questo caso fa cagare, quindi no. Io andrei dritto per dritto per un po' di tempo. E poi dopo... Dimmi. No, aspetta. Ti volevo dire una roba. Invece, dove puntare? A destra, obbligatoriamente. Il nord è sotto, ok? Sì, ok. Devi puntare verso destra, esattamente verso destra, per avere un'orbita poi così equatoriale. Va bene. In senso antiorario. Ci proviamo. Andiamo? Allora. Io sto partendo. Io vi consiglio di non muovere niente fino a che non siamo un po' in alto, perché ok, il mio decolla si alza. Rimanere fermi finché non arriva agli 8000. No, di più. Adesso io vedo intanto cosa fa il mio, che sto lanciando. Sto già andando, perché il problema è che abbiamo una ruota di reazione piccolissima che non serve a niente, quindi questo razzo sarà completamente incontrollabile. Appena muovi in atmosfera ti si inizia a girare. Partiamo. Lasciamo gli stadi. Non avete, comunque è impossibile giocare con così pochi pezzi, cioè è possibile, ma non è bello. Bisogna che installate qualche app, qualche mod. Abbiamo la stessa velocità della panda del vano, più o meno. Ah, come forza G, a parte che avete il sasso spento, verrei lì a prendervi a cazzotti. E seconda cosa, come forza G rimanete sotto il limite del verde. Ok. Sempre noi. Sempre. Sì, lo facciamo sempre. Perché altrimenti quando passate il max Q il razzo è sottoposto a troppa forza G e rischia ancora di più di inclinarsi, quindi rimanete sopra la metà del verde ma non al limite. Io sono a 10.000 metri e sto per iniziare a piegare, quindi vedrò cosa succede. Noi siamo a 6.000 e abbiamo tre quarti di serbatoio ancora. Metà. Beh, però stiamo andando bene, nel senso sì, che dai, a fine pensavo peggio. Allora, io sto piegando, sembra abbastanza stabile. Allora, io inizio a piegare Forna che siamo ai 10.000. Sì, io sto tirando giù il razzo, sì, anch'io. Il problema è che non ci arriveremo mai a casa dalla Luna, è troppo poco delta V questo razzo. Cos'è che ha detto? Ho già finito il primo stadio e siamo all'inizio. Noi siamo a 18.000 metri e abbiamo ancora un po' di carburante, diciamo. Io sono 21 e sto già usando il Bella Maestra, il nostro amico, no, come si chiama? Guarda, noi andiamo meglio, noi siamo a 25.000 e dobbiamo ancora sganciare il primo stadio, Fornaciari. Sì, a parte che siete completamente fuori nel Nuffball, vi avevo detto di girare a destra e seguendo la linea siete a metà fra il nord e l'ovest, quindi no. Però... fra nord e l'ovest. Vai. Mettetevi sulla linea, poi spingete la M, la mappa, perché poi dovete guardare l'apogeo quando supera gli 80 km e poi spegnere, perché dovete arrivare comunque, insomma, 80-85 km. Quando supera qui, gli 80 km. Sì, vai su apogeo, guarda quanto è. A 90, è a 100.000 metri l'apoapsi. Spegni tutto, mi raccomando. No, di qua. Spento. Boh, abbiamo spento.
perché non dobbiamo, ci arriviamo, c'è cioè, già al limite, non torneremo mai a casa già così, però va bene, ci proviamo. Allora, perché voi avete accelerato, avete fregato, vero? Sì. Beh, no, siamo, adesso siamo a, a 70 km. Abbiamo la, ok, ho spento, abbiamo, ho spento. Abbiamo l'apoapside a 117.000 metri. Un po' troppo, bastava 80, perché tanto... Ok, quindi adesso però... possiamo impostare una manovra per andare direttamente verso Moon? No, no, adesso dobbiamo entrare in orbita. Ok. A parte che, vabbè, non avete un'orbita ellittica perché vedi che il tuo simbolo giallo non è sulla linea dell'ovest. Che sarebbe... Quando sei, tra l'altro, a una velocità molto bassa, madonna, dovrei accendere prestissimo. Io sono già a 2000 metri al secondo, voi siete a 1300, e però arriviamo alla stessa quota, quindi è perché voi avete inclinato meno. Okay, salendo, quindi... siete saliti molto dritti, quindi arriverà su che ha perso molta velocità, infatti quello che sta succedendo, dovete accelerare fino a 2200 metri al secondo per entrare in orbita. Ah, okay. Quindi dovrete accelerare molto presto, e... non so quanti metri si è, prestino, perché altrimenti dopo ricomincerà a scendere. Quindi? Quindi va fatto un pochino occhio, sicuramente accelererei, muovete il razzo. Cioè, dovete tenerlo allineato. Ah, ma voi avete già. Ok. Allora, clicchi sul simbolo rosso sotto quello verde che è attivo, lì dove c'è il napolo, il simbolo del progrado. Sì. Così te lo allinea. Okay. E poi accendi il razzo. Ok, ma accendiamo quando? Adesso? Adesso, perché sei già praticamente sull'orizzonte, vedi dove è il napolo. Ok. Io accenderei. Abbiamo acceso. A buco, eh? A manetta. Sì, 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 abbiamo acceso a manetta. Perché dovete fare una bella salita di velocità. Comunque, andate sulla mappa, controllate, guardate quando compare il perigeo, e anche il perigeo deve superare gli 80 per entrare in orbita, ok? Perigeo, aspetta. Guarda, adesso non lo vedrete il perigeo, ovviamente, perché prima... ok, la velocità sta salendo comunque abbastanza, voi potreste spegnere e riaccendere fra un po'. Ok, abbiamo spento. Avvicinatevi un po' di più all'apogeo e poi riaccendete. Io intanto sto per arrivare agli 80 km anch'io e sto per accendere. Cioè, il punto è quello, se tu accendi molto prima, se guardi la mappa, ti allontana l'apogeo, quindi è un bilanciamento ovvio che dovete fare per capire che quanto è giusto. Ok. Dovete accendere prima che il razzo ricominci a cadere, ma neanche troppo prima, perché sennò vi sposta l'apogeo e esatto, per niente. È chiaro. Accendo io. Quindi è una cosa da fare un po' che faccio fatica a descrivervela. Io accendo. Io intanto sto... Io sono in orbita. Noi abbiamo acceso. Torna sulla mappa però, perché... Spegni. Io sono in orbita, ok. Andiamo, gira di là. No, accendi. Vai, tieni acceso, vai, accendi, spegni. Oh, perfetto, siamo in orbita. E avete ancora lo stesso stadio, no? Abbiamo ancora la vela maestra? Sì. Quanto sei? Perigeo? Siamo in orbita e perigeo è a 15.000 metri, sì. Sì, siete molto storti come orbita, ma la Luna è facile, quindi ci arriviamo comunque. Non facciamo correzioni perché già non torneremo a casa così. Ok. Abbiamo quasi metà serbatoio. Boia, ok. Poco meno. Io molto meno. Però non abbiamo gli stessi serbatoi, quindi aspetta che faccio l'ultima acceleratina. Ascolta, ma però per allinearci verso la Luna basterebbe inclinare l'orbita o no? Oppure... Allora, la cosa figa per andare sulla Luna, in questo Kerbal dove la Luna ha un'orbita che è ellittica e al pianeta, è una figata perché vi basta selezionare il movimento prograde, ok, che è quello che avete già adesso, e accelerare quando vedete sorgere la Luna. Nella grafica che avete adesso, appena tu vedi sorgere la Luna, se tu acceleri, quello è il punto per creare il nodo per l'accelerazione. In realtà, per farlo bene, perché non dobbiamo sbagliarci, adesso andiamo su M e facciamo e creiamo un nodo, ok? Ok, però noi in questo momento... stiamo già girando attorno alla Terra, quindi non abbiamo, quindi dovremmo fare un altro giro attorno alla Terra per dopo partire verso la Luna. Non importa, vuoi sapere la cosa, un trucchetto veloce per farlo? Guarda, per calcolare il nodo, te lo faccio vedere qui dal mio schermo.
Allora, tu vai su M. Ok, sì, ci sono. Adesso appena lo vedo anche io inizio. Allora, praticamente cosa succede? La luna la vedi allineati, muovi col mouse in modo da vedere la luna, ok? Ci clicchi sopra di sinistro e fai imposta come bersaglio, ok? Bene. Se ti dicevo che in realtà teoricamente quando sorge dalla Terra sarebbe il punto di accelerazione quello, in realtà lo puoi simulare anche nella mappa, cioè guarda, ti metti in una posizione dove vedi qual è il momento in cui sorge la Luna sul pianeta, vedi che qua è il momento in cui teoricamente sorge dall'orizzonte, ok? Bene, guarda, nel momento in cui spunta qui dalla Terra, questo è il punto in cui creare il nodo. Okay. Quindi circa è una cosa molto spannometrica quella che ti sto facendo fare, però all'incirca se tu crei una manovra e poi acceleri semplicemente progredo, cioè in avanti e basta, dovrebbe comunque raggiungerti la Luna, dovresti vederlo dal mio schermo. Magicamente hai già un nodo di accelerazione corretto per entrare in contatto con la Luna all'incontro. A me lo sta allargando di là, non capisco perché. Esatto, deve allargare di là. Però sposta col mouse e continua a accelerare, vedrai che incontro la Luna. All'incirca poi in realtà, perché tu hai un'orbita, avete fatto un'orbita molto storta, però la incontrate lo stesso. Ho visto comparire il simbolo prima. Adesso sei tornato indietro e hai mosso tutto, ma prima hai accelerato e ho visto comparire il simbolo del perigeo lunare, quindi c'è già. Se devi riaccelerare un altro po', rimettendo il nodo nella posizione di prima. No, c'è, eccola qua. Non è mica questa forna. Adesso la vedrai anche te. Eccola. Allora, clicchi di destro sul PE viola, che è il perigeo della Luna. Significa che ti fa vedere il punto più vicino che raggiungerai sulla Luna. Se clicchi di destro la scritta rimane attiva, così tu cosa puoi fare adesso? Regolare e muovere tutte le altre bacchette del tuo nodo o anche muovere il punto del nodo in modo da cercare di raggiungere la quota più bassa e col minor carburante. Il punto è quello, no? Cioè tu devi accelerare il meno possibile per arrivare là, no? Ok? Sei capito? Più o meno. Vedi il mio schermo, cioè io adesso qua con questo nodo fatto a caso arrivo a un cosa sono? 1900 km di perigeo, ok? Se io prendo il nodo e lo sposto okay. ho un punto magicamente dove vado a 1600, vedi, non ho accelerato di più né di meno, ma sono già più vicino, quindi intanto trovi il punto migliore dove mettere il nodo. Trovato, l'abbiamo trovato. Fatto quello, continui ad aumentare l'accelerazione progreda, perché visto che comunque dobbiamo atterrare, direi che possiamo fare un perigeo, non lo so, a 40 km. No? Allora, noi siamo a 80 metri, se non ho detto male. No. Va bene, 80, no, metri allora, no. Allora, aspetta, incontro comune. Devo guardare il clicca di destra sul perigeo che te lo tiene attivo, così non, se no ti diventi scemo. Cliccaci di destra. Allora c'è scritto per l'abside Moon 81.000 metri. Perfetto, 80 km va bene, lo metto 80 anch'io. Però noi non abbiamo. Ok, perfetto. Lo metto 80. Quanto mi dici quanto ti consuma di manovra? 31 secondi. No, il metro al secondo. E questo è 909? 909, sì. Io ho 859, quindi io l'ho leggermente più ottimizzato, ma questo perché io sono salito con un'orbita bella ellittica e voi no, è tutto lì. Però, insomma, comunque la sostanza è giusta. Okay. Allora adesso aspettiamo l'accensione Allora adesso il nodo ce l'hai. Andate subito ad aprire i pannelli solari intanto. Perché dobbiamo aprire i pannelli solari sicuramente, in modo tale che ci mettiamo in sicurezza. Vi consiglio di cliccare di sinistro una volta sul simbolo dell'antenna, sul simbolo della tanica di benzina che avete in alto a sinistra, così vi tiene aperto e fisso il pannello delle informazioni e tenete sempre sotto controllo la carica elettrica. Come fai a estendere i pannelli solari tutti insieme senza cliccare su ognuno? Devi fare dei comandi in fase di progettazione, non qua, ormai qua è tardi. Ok. Allora, abbiamo esteso, scusa, dopo cos'è che mi dicevi? Non vedo mica la cosa della tanica. Tanichetta arancione della benzina, che c'è in alto a destra, è il secondo simbolo dall'alto. Se ci clicchi sopra una volta di sinistro, te lo lascia aperto fisso.
che è molto comodo, così puoi sempre controllare la carica elettrica. È lui, è lui. Carica elettrica. Allora, adesso voi potete tornare sulla mappa, ditemi se ci siete. Se tornate sulla mappa e cliccate di sinistro in un punto a caso di quello del nodo giallo che vi ha fatto, vi compare la scritta accendere fino alla manovra successiva. Sì, dalla mappa, giusto, è vero, cioè accelera fino a manovra, sì. Sì, devi cliccare in un punto a caso del percorso giallo che ti ha creato. Sì. Ok, io l'ho già fatto, possiamo puoi farlo. Ok, accelera fino a manovra successiva. Bene, adesso tu devi muovere il razzo con il WASD per sul punto blu del Napoli, il punto blu, quel simbolo blu che ti fa, è il tuo nodo. Quello lo so da tutorial. Quello lì è il tuo nodo. In realtà tu hai già i piloti skillati, quindi se attivi invece che il movimento prograde il primo in alto a destra, quello col simbolo che assomiglia al nucleare, i piloti ti tengono puntato in automatico il tuo bersaglio. Ah, quello che siamo un nucleare. Sì, così non devi fare nulla, diventa facilissimo perché fa tutto loro. Quello sopra, penso. Ah, ci sta andando, sì. Sì, adesso appena mi arriva il segnale vi controllo che sia quello giusto, però è quello in alto a destra il simbolo da attivare. Sì, ci siamo. Ecco, praticamente non dovete fare nulla, dovete solo accendere il motore quando è il momento. Allora, quando è il momento? Lui vi fa vedere, nel vostro caso fammi leggere, durata accensione quanto? 39 secondi? Sì. Quindi, voi dovete accendere. Ascolta, Forna. Sì? La periapside sta scendendo da solo. Da sola, e quindi non vorrei che stessimo scendendo. No, è impossibile, siete a 100 km di quota. E la periapside, oddio, ce l'abbiamo a 13.000 metri. Cosa avete fatto, raga? Niente. Non avete mica fatto un'orbita. Perché siete? Perché? Ascolta, aggiungo una manovra e allargo l'orbita. Non ce la farai mai, cioè consumerai un sacco di delta V, stai entrando in orbita già adesso. Dio, non abbiamo fatto niente. No, allora, non sarete entrati in orbita prima, perché non potete avere la periapice. Attacca, accendi. No! La cagata del giorno ci mancava, ce l'avamo qua. Avevamo fatto tutto bene. Esploso tutto. Io non vi ho controllato quando avete fatto la periapice, perché stavo facendo anch'io la mia. Ma com'è possibile? No, che... mi ha fatto un disastro. Gli stati grande. Anche i pannelli solari aperti, proprio tutto grande, bravi ragazzi. Però torneranno a casa e sopravvivono almeno. Bello, ci mettiamo un bel momento di cinema. Ci mettiamo un attimo, rifacciamo tutto. Fantastico. Io mi dispiace per le povere persone che stanno guardando. Io questa settimana ho provato a insegnare qualcosa ad Ale e a Vano di Kerbal Space Program. Questo gioco li repelle come non lo so. No, noi stiamo tornando giù, Forna. Ascolta, ma posso far partire un altro cadendo di testa? Io ti do, cioè, la butto lì. Se almeno metti la posizione retrograda, almeno sfruttiamo questa parvenza di rientro. Almeno sfruttiamo lo scudo termico, e forse non bruciano. Ma guarda che sono giusti. Cosa c'hanno che non vanno, Ale? Scusa, è giusto. Guarda, clicca sul simbolo della posizione retrograda. Ok, ma in realtà volevo far vedere il rientro. Vabbè, dai, se volete ridere, ho preso in mano il pollo e l'ho fatto snardazzare, e per sbaglio mi ha spinto lo spazio e ho staccato lo stadio dal mio razzo che stava andando verso il nodo. Allora, dobbiamo ripartire entrambi, Forna. Niente, ripartiamo entrambi, però credo che, cioè, a questo punto non ci seguirà più nessuno. Cioè... No, si stanno divertendo. Ah, cioè, abbiamo più utenti di prima collegati. No, andate via, ragazzi, andate via. Ascolta, puoi fare esci, per favore, fare torno all'atto. Facciamo, riavvia volo.
Che fatica. E abbiamo volo dal lancio, dai. Comunque ha fatto straridere questa cosa. Ho finito tutta l'acqua, mi avete fatto sudare tantissimo. Allora, la cometa artificiale. Sto male. Fortunatamente non è che abbiamo sbagliato. Che siete degli idioti. Questo sostanzialmente avete sbagliato. Anche io parto. Ci avrebbero già licenziati. 6-0 come carburante, ok. Ragazzi, non avete fatto un perigeo sopra gli 80 km, fine, altrimenti quello resta. Non eravamo sugli 80 km, eravamo 40, 30. Allora siete scemi. Ecco perché. Allora, accendete il sasso, per favore. Tanto abbiamo già visto che decolla e decolla. Io sono già decollato, anche voi, ok. Indicaglielo col mouse. Ah, lo sai, adesso diciamo una cosa carina. Diciamo così. Allora, sì, diciamo così. Diciamo una cosa carina. Sai che prima siamo allunati con il modulino e abbiamo visto un monumento a Neil Armstrong. 1932. Sì, c'è. L'abbiamo beccato. Cioè, l'avete beccato per culo? Per sbaglio? Sì, per culo. Ci siamo andati a vedere. Bellissimo. Io non l'ho mai incontrato, ad esempio. Non ci sono mai andato. Vedi, noi lo sapevamo. Poi fai figo. Non hai neanche mai visto il monumento. Lo sapevamo noi. Quindi iniziamo a piegare agli 8.000. Ma prima ha retto bene, io ho iniziato a piegare a 10.000, ha retto molto bene, quindi per non rischiare io continuo di nuovo a piegare. Adesso sto piegando, sono a 11.000 metri. Piegare di quanto? 45 gradi? No, vai, io vado anche verso i 30. Ah, sono a 90, aspetta. Cosa ho messo il gas? Io lo tiro giù, perché dipende, in realtà è che devi farne poi tanti, prenderci la mano, dipende da quanti metri al secondo già sei di velocità. Io sono già a 600 metri al secondo, 475 e... Ma no, ha messo il gas sul gruppo del bus. Allora, adesso sono perfetto. Ma tiralo giù quel razzo, tiralo giù, altrimenti fate come prima, che arrivate troppo lenti al perigeo. E poi controlla quando sei a 80 km, perché secondo me ormai... inclinalo, mettilo sui, vai sui 30 gradi e continua a accelerare. Va bene così? Beh, te lo dico tanto. Siamo a 50.000 piedi. Io ho 60, perfetto, dai, va bene. Ci siamo. E siamo a 1300 metri al secondo. Io sono 1700, vedi la differenza qual è? Se lo abbassi di più, per quanto poi dopo tu perda velocità un po' negli ultimi strati di atmosfera, boh, io spengo, sono 82 km. E dopo devi riaccelerare meno poi quando lo riaccendi. Voi avrete una velocità molto bassa come prima, quindi dovrete accendere di nuovo un po' occhio abbastanza presto, perché dovrete cercare di andare in orbita stavolta. Però adesso siamo meglio allineati, secondo me. Sì, adesso siete perfetti come allineamento. Vedrai che consumerai meno per andare sulla Luna, per fare la traiettoria, il nodo di accelerazione. Spegnerei però. Spegni. Ok, siamo a 85.000, abbiamo spento con tre quarti di serbatoio. Perfetto. Adesso siamo perfettamente allineati con la Luna. Allora, l'apoapside è a 218.000 km. 18.000 metri, scusa. No, ma sul serio, 200 km di apoapside. Ma perché? Ma che scemi. Perché? Ah, abbiamo buttato troppo in alto. Addio. Avete sprecato un sacco di carburante. Va bene. Vabbè, allora provate a fare una roba. Provate a creare già un'orbita abbastanza circolarizzata, cioè far arrivare anche il periapice intorno ai 200 km. In realtà vi vale già come mezza accelerazione verso la Luna dopo, dai. Mettiamola così. Ho qualche difficoltà a non renderla un ovale. Ok, perfetto. Va bene, ci siamo. Sì, in effetti sì, sono scemo. Tu puoi sempre creare un nodo di accelerazione anche per prevedere l'ingresso in orbita. Io l'ho sempre fatto a occhio, non ho mai fatto un nodo per andare. Però è vero, hai ragione, fai bene a fare così. Cioè, puoi usare i nodi. Non è perfettamente un cerchio, è un ovale, ma vabbè. È un comodo per quando accendere i motori. Ok, quindi puntiamo con i cherbini il blu. Così io sono in orbita.
Allora, abbiamo 33 secondi di accensione. E vai direttamente a... Quindi, quando avete un nodo che vi dà il tempo di accensione, dovete accendere la metà del tempo prima. Avete, mi sono capito? No. Se avete 33 secondi di accensione, dovete accendere 16 secondi prima. Ok, ma al massimo, a manetta oppure graduale? A manetta, quel tempo di accensione che vi dà lì è a manetta. Poi se durante ma non quando raggiungi nodo T0 devi mettere a manetta. No, a 0 devi essere a metà della tua accelerazione. Quindi devi dividere il tempo a metà e partire a metà del tempo prima. Ok. Ok. Comunque adesso siamo acceleriamo un attimo perché arriviamo almeno al tempo al momento in cui accendiamo. Io faccio un'orbita di 105 km circa. No, noi ce l'avremo più larga sicuro. Vabbè, forza, avete già la apice 200, quindi cercate di fare una riapice 200. L'ideale è averla già circolarizzata, quindi più o meno larga uguale. Sì, no, siamo un po' di più, siamo a 300. Anche i razzi, quando guardate, tipo SpaceX, così o meno, circolarizza sempre l'orbita quando... Cioè, fanno sempre un'orbita circolarizzata se l'accelerazione poi dopo è esterna verso... Geniale. Aspetta, hai detto 16. Ok, pannelli solari... Che non abbiamo esteso, ma vabbè. Tra l'altro. Allora, in realtà, ecco, no, ok, sì, vi confermo che non torneremo a casa, probabilmente. Perché? Abbiamo... A me sono rimasti 3.400 di delta V. È troppo poco per atterrare troppo su tra casa. Vabbè, ci spalmeremo sul cenere, rimarremo sulla Luna, cosa che ti dico? Sì, sì, sulla Luna ci arriviamo, sulla Luna ci arriviamo tranquillamente. Sono morti tutti intanto in live, per forza. Spegni, Ale, spegni. Fatto. Va bene, non è perfettamente circolare l'orbita, ma è sicuramente meglio di prima. Bene, dai, fate il nodo lunare. Siamo a 141.000 metri al periapside. Almeno non torniamo giù. Ok. Allora, facciamo un nodo per andare verso la Luna. Abbiamo ancora, comunque, quasi metà del serbatoio. Aprite i pannellini, quando volete. Non dimenticate. Adesso sì, però l'orbita adesso è perfetta però verso la Luna, nel senso che sì. Adesso ce l'abbiamo giusta. Io ho fatto un nodo per arrivare a 40 km di quota, top. Così. Aggiungi manovra. Perché mi hai aggiunto la manovra lì? Aspetta. No, è prima. Sì, ti ha preso, inclina di più la terra, esatto, così vedi il punto giusto. Però l'altro nodo devi cancellarlo, se no ti mette sequenziali. Infatti adesso mi ha dato quel problema lì. Boh, adesso ci siamo. Allora, Ok. Cos'è quella roba lì? Boh, mi è arrivata una DeLorean tipo 5 da fuori qua. Boh, mettilo circa lì, sì, va bene. Aumenta, accelera, però quando vedrai che la Luna intercetta. È la Madonna. No, sposta il nodo, non è giusto. Non l'abbiamo trovata, Lì. Okay. Incrociamo la Luna sì, siamo a 1700 metri, no, direi che... Sì, magari tu devi cliccare di destro su pie viola, poi sposti il nodo e vedi dove ti fa il numero più piccolo, così intanto sai che è il punto perfetto di accelerazione. Allora, tieni premuto col destro su pie, così rimane acceso. Adesso spostiamo finché il PE non si avvicina di più. Esatto. Allora, a volte potrebbe arrivare a zero, vuol dire che devi accelerare indietro, cioè devi togliere un po' di accelerazione. Io arrivo a 80 km con 825 metri al secondo, 825 di delta V. Però voi teoricamente avete un'orbita tanto più larga che un pochino meno dovete spendere, un pochino meno di 825 per arrivare a 40 km. Noi la massima avvicinamento che abbiamo a Moon è a 1300 km. Sì, ma poi dopo devi continuare a accelerare, okay. Come stai facendo? Io l'ho fermato a 40 km. Ma quindi noi siamo sbagliati adesso? Sì. No, guarda, 22.000 metri. Metri, 25 km da Moon. È un ingresso un pochino rischioso, io magari farei un pochino più in alto. Sai, fai 40 km, che dovremmo fare in tempo a frenare. Forse. Che due palle sto pie che va via.
83 chilometri, va bene? Va bene, sì. Quanto stai spendendo? 840? 840,5. Sì. Spendo meno io che ho un'orbita di 100 km, quindi non è proprio ottimizzatissimo il vostro nodo, però va bene. Cioè possiamo migliorarlo? O sì. Ah, sì, ma va bene, non ci cambia per 20 di delta V, tanto comunque non torneremo a casa. Va bene. Faremo qualche altra stronzata. Corriamo fino al nodo? Accendete i pannelli, aprite i pannelli solari se non li avete aperti. Tra l'altro. Ok, io faccio l'accelerazione fino al nodo e faccio la mia accelerazione, che tra l'altro avrà in mezzo un cambio stadio, quindi sarà un gran casino il mio, perché io sono più in fondo di carburante di voi. Va bene, abbiamo aperto i pannelli, siamo ci pronti. Siamo ok, accelerate fino... Allora mettete, ok, il simbolo del manovra l'avete già selezionato, andate al punto del nodo, così dovrebbe. Bene, prima qua siamo bruciati a questo punto, quindi... Esatto, quindi già è un vantaggio. Allora, a 15 secondi prima, praticamente 14, tocca. 14 secondi prima voi dovete accendere la manetta. Giusto? 14 secondi prima, sì. Magari rallentiamolo, perché beccare 14 secondi a questa velocità non è mica proprio il massimo. Leggo. No, bloccala. Ale ha acceso a caso. Alla no, la virgola. La luce. Mancano 44 secondi al nodo e Ale aveva già perfetto. Acceso. Ah, perfetto, bravo Ale. Comunque vediamo allora, la luna sì. La vediamo adesso. 2 1 go avanti, io sto andando. Il problema è che termino a metà lo stadio, quindi non è molto divertente. Sei pronto? Sì, a 12. A 12? Pronti, attenti, vai, manetta. Ok, siamo ufficialmente in direzione luna. Sapete cosa potrebbe succedere di bello? Che non ci basti questo stadio, almeno a me, neanche per atterrare, quindi tipo devo staccare la roba con le gambe e atterrare così. A sentimento. 4, 3, 2, 1. Spegni. Siamo in direzione moon. No, le balle. Neanche un po'. No, ma voi dovete usare la mappa, dovete usare la mappa a un certo punto. Ah, ok, allora aspetta. Quando vi compare il nodo effettivo, quello vero, che vi fa vedere a che quota arriverete, e dopo dovete accelerare di più di meno per effettivamente poi accelerare. Adesso che vi sto vedendo, anche se sempre in ritardo, accelerate di nuovo. Cioè, per arrivare. Mi avvicino ancora? Vi apre il nodo di allunaggio. Dopo cliccate sempre in destra sul PE, ma non sul PE viola, quello giallo. E così capite a che effettivamente quota arriverete. Capite se dovete accelerare ancora o no. Forra, secondo te che quota arriveremo qua? Dovete guardare il PE giallo. Il PE giallo, ok. 428 km. Quindi dovete accelerare ancora. Giusto? No? Aspetta, tasto. No, Ale. Poco, un cincinino, eh. Ecco, hai appena finito di dire, Ale ha appena tirato una sifola assurda. No, dovete andare con il maiuscolo e la X, proprio piccoli tocchi. Ah, ma non è neanche puntato giusto? Aspetta. Progrado va bene, se puntate progrado in generale va bene. Il nodo potete cancellarlo, ma non vi serve più. Stavo guardando se siamo in direzione giusta o no. Ti fa, vedi dove ti porta cliccando il tuo nodo, ti porta nel punto opposto perché avete accelerato troppo, quindi va bene, accelera pure in questa direzione opposta, vedrai che ricomparirà il PE, perché adesso quello che sto vedendo è che voi avete una traiettoria di impatto, non entrate in orbita, vi impattate direttamente. Appena accelerate appena un pochino all'indietro, adesso vi riaprirà di nuovo il PE, vi farà vedere il perigeo. Siamo giusti così, secondo te? Adesso lo vedrai. 122.000 metri. Un po' lontanucci? Va bene, dai ragazzi, andiamo. Okay. 122 va bene.
Io ad esempio arrivo a 39 km, ma tanto possiamo decidere di accendere prima o dopo, l'importante è che entriamo in orbita e non ci spiattelliamo. Allora apriamo l'antenna bianca, quella grossa, prima di partire. Allora, questa sì. Estendi antenna. Ok. Che sta perforando i pannelli solari. Antenna che ha perforato i pannelli solari. Se ci avete fatto caso, nei simboli in alto a sinistra c'è un mappamondo bianco e poi c'è una freccia. Se provate a chiudere l'antenna, la parabola, la freccia verso il basso, significa che potete solo ricevere ma non inviare, già solo dall'orbita terrestre. Invece adesso che l'avete aperta, la freccia è anche verso l'alto, vuol dire che avete il controllo, potete anche inviare dati. Questo sarà per inviare la scienza, ma anche per controllare il lettore, se sceglierete una modalità di gioco un po' più difficile un giorno, dove effettivamente senza collegamento radio non va a ceppa. Allora, io accelero veloce fino alla Luna, anzi sono già arrivato. Ricordatevi che potete fare tutti gli step di accelerazione rapida tranne l'ultimo, perché altrimenti vi fa superare il nodo di arrivo. Ah, salvate il gioco, raga, per piacere. Come si fa? Oddio, che fai esc e salva. Salva la partita. Perfetto, vai. Perché così ricominciamo da qua, dopo adesso faremo un sacco di stronzate. Ale. Giustamente. Allora, la Luna noi la vediamo, ma siamo ancora distanti, ho idea, quindi dobbiamo... Sì, no, devi lavorare con la mappa. Andate su M. Clicchi di destra sul perigeo in modo tale che... No, vabbè, anzi, no, dopo poi dovrai andare... Clicchi di destra sul perigeo. Intanto devi entrare nella fascia, quella del nodo di arrivo, insomma. C'è quella gialla. Accendere ancora un pochino fino a che non ti fa entrare... Fermo, piano immobile. L'hai per fatto? Spegnere non è questo, ma è questo. No, perché prima ho aperto tutto. Prima stavamo andando su Urano. Quindi scusa, ma dove dobbiamo arrivare noi adesso? Noi adesso tecnicamente dove c'è la diretta. Accelerate un po' il tempo fino a che non arrivate nel nodo giallo, nella parte del gialla, che poi diventerà azzurra e cambierà la grafica, poi ve la accorgete. Non è acceso, vero? No, ragazzi, no, ragazzi. Avevi acceso? No. Che lì lo senti, si accendo. Io sono in orbita lunare. Ok. Così. Ci siamo. Andate avanti col tempo, ragazzi. Fate in tempo, non preoccupatevi. Andate avanti col tempo. Lo fate veloce con la virgola e con il punto. Ah, ok. Adesso. Allora, ci siamo. Adesso noi dobbiamo inserire... Allora, adesso ci mettiamo in orbita attorno alla Luna, giusto? Adesso voi dovete raggiungere il perigeo, ok? Quindi potete continuare ad accelerare il tempo fino a che non arrivate al perigeo. E come orientamento del razzo, cliccate la posizione retrograda, quindi il contrario di quello che avete usato per accelerare. La funzione retrograda. Perfetto, ci siamo già inseriti, abbiamo già messo la cosa per l'orbita lunare. Il nodo? Il nodo, sì, già fatto. Allora, ovviamente devi tirare indietro, appunto, esatto, il retrogrado. Boh, basta, a posto. Non c'è bisogno di farla per forza... Circolare. Ma tanto non dovrebbe cambiare moltissimo in realtà, perché se la tieni storta ti farà poi entrare a una velocità maggiore, per cui devi frenare di più per atterrare, quindi in realtà non dovrebbe cambiare moltissimo. Che ho sbagliato a inserire la manovra. Allora, per i apside a 26.000 metri, va bene, sì, dai. Sì. Beh, dovete solo frenare per entrare in orbita. Sì, adesso siamo... Nel senso, dobbiamo fare un'orbita attorno alla Luna, oppure la periapside posso metterla più bassa in modo da atterra... Da arrivare giù a 6.000, cioè tipo mettendo... Beh, come se vuoi, sai cosa, l'unica comodità, che se la programmiamo possiamo atterrare in una parte in luce, così vediamo l'impatto, perché voi non avete la misurazione della terra dell'altimetro. Ah, sì, io ce l'ho, hai ragione, voi non sapete, stavamo atterrando, quindi
Fai solo un'orbita, così intanto possiamo decidere poi di fare un nodo per l'atterraggio che sia in una zona illuminata, perché entrare al buio è un po' complicato per voi. Così è perfetto. Allora abbiamo 7 secondi di accensione, non so se ce la facciamo col carburante che abbiamo. La vedo molto dura. È meglio che vai avanti però, perché manca 1 ora 23. Ok, siamo vicini a Moon. Cambio stadio e accelero quello dell'altro stadio. Se non li tengo. Esatto, Forna, se noi finiamo il carburante. No, ma basta, perché sennò non sarebbe più verde, vero Forna? Non sarebbe... Cosa? Se non bastasse il carburante, non sarebbe più verde l'indicatore sulla destra, ma sarebbe metà verde. No, pezzo rosso. Non c'entra nulla. Quindi se finiamo il carburante, cambio stadio, accelero comunque. Cambio stadio e accelero. Sì, attenzione, magari fai passare qualche secondo, perché il secondo stadio potrebbe incendiare quello davanti e far esplodere tutto. Però e sarebbe un dispiacere, perché siamo arrivati fin qua. Scusa, ho perso un pezzo. Dovete ancora entrare in orbita adesso? Sì. Ok, grazie. State in orbita così? Io vi sto aspettando. Aspetta, faccio io, vado. Io sto facendo, sto circolarizzando un'orbita di 40 km, sia per il giro che per il giro. Aspetta che sono concentratissimo a guardare i numerini. Allora, comunque voi dovete lavorare con la mappa in questi casi. Sì, sì, no, ma infatti. Perché sennò fate una fatica da matti. Cioè no, ma concordo. Allora, noi adesso siamo in orbita di Moon e siamo un minuto e 20 dall'accensione. Sì. Che vedete, io ho tutti gli strumenti anche nello schermo grafico. Vedete lì in alto che ho tutti i numeri. Sì. E quindi in realtà io posso viaggiare tutto dalla parte grafica, però voi non li avete queste mod, quindi per forza vi serve la mappa. Sì, Riccardo, siamo ancora in diretta perché l'allunaggio è impegnativo, sarà una cosa sofferta. Ok, ci siamo, ragazzi. Anche perché la parte più importante adesso, certo che dobbiamo essere in diretta, dillo a Riccardo Balì o Riccardo Sgaramella? La salute. Sgaramella. Deficiente sei. Luca, ti si sente l'eco? Queste sono cose che riguardano Vanoni e la regia Mantovana. Io non voglio sapere cosa che ha detto. Non ho sentito. Che mi si sente l'eco. Ah, vai. Cosa? Non devi che accendere? No, manca 10 secondi. Non sto vedendo 7 secondi di accensione. Sì, mi ha detto la metà. Quindi quando manca 3, io accendo. Sì. Comunque si vede bene la diretta su Facebook. Dai ragazzi, dai. Facciamo. Bingo? Fatta? Hai fatto tu? Sì, perfetto, ci siamo. Così. Sono troppo forte, ragazzi. Allora adesso... Mamma mia, ma come siete diventati bravi? Pensa solo come giocavate una settimana fa. Che bravi. Allora, tu dici che adesso potremmo stringere la poapside per scendere sulla parte illuminata. Ma già, è già ottima quel nodo qua, lasciate fermo. Sì, basta giustamente, adesso atterriamo. L'unica cosa, appunto, devi prevedere la rotazione della Luna, vedendo come si sposta poi la luce, in modo da mettere un nodo nel punto che sarà illuminato quando ci arriverai. È quello il discorso. Okay? Quindi se tu vai avanti anche ad esempio col tempo, guardando la mappa, capisci come si illumina la Luna, in modo tale che poi puoi mettere il nodo nella posizione che ti serve. Non so se mi sono capito. No, se no ti sei spiegato. Sì. Beh, io direi che se scendiamo da questa zona qua, che adesso vedrai col mouse, sole là, se scendiamo in questa zona qua dietro, tipo rimaniamo illuminati, secondo me. È probabile che sì, tu devi probabilmente entrare in una zona che ancora, dove ancora deve sorgere il sole, in modo tale che quando ci arriveremo, perché passa del tempo, non sembra ma ne passa, A quanti chilometri siete di quota qui più o meno di media? Adesso? 123.000 metri. Sì, quindi prima di scendere passerà un po' di tempo. No. Perciò, dimmi. No,
No, dicevo che se aggiungiamo una ma... aspetta che tolgo questa manovra qua, perché ma in realtà siamo soltanto a 470 450 metri al secondo di velocità per azzerare e scendere dritto per dritto come una supposta. Potremmo anche metterci a metà della zona di luce e spendere quei 457 metri al secondo, dopodiché scendete dritti per dritti e più o meno arriverete, cioè per quanto si sposti la luna sotto durante la discesa arriveremo in una zona di luce. Ah, cioè tu intendi invece che accelerare al contrario, cioè arrivare dritti per dritti, spararsi cioè, giù, cioè scendendo giù invece di invece che fare semplicemente un'accelerazione molto inferiore che ti fa arrivare a zero ma con del tempo. Se tu azzeri quella differenza di velocità lì di 457 metri al secondo, tu scendi dritto come un pelo. Ok, no, io ho capito. Proviamo. Quindi cioè, ti metti a metà della zona di luce e dopo sei sicuro che... Ah, quindi anche la quuota lasciamo questa qua? Sì, sì. Cioè non scendiamo di più, cioè nel senso è la gravità della Luna che ci tira giù. Eh beh, certo. Ma già a 125.000 metri? No, dovete accelerare quello che vi dicevo. Dovete accelerare il retrogrado per chiudere l'orbita e è quello che intendevo io, era di aggiungere. Se voi la velocità che leggete lì nel NAVBOL di 456,4 la zerate, scenderete completamente dritti dal punto in cui siete in quel momento, invece che fare un'orbita di rientro, cioè un'inclinazione di rientro. Ma Forna dice un'altra cosa, Vano. Va bene il nodo che dici, però non c'è bisogno che lo fai il nodo in questo caso, ti basta semplicemente impostare la nave sulla posizione retrograda, basta, non c'è bisogno di fare un nodo, perché non devi spostarti. Dai, ho capito, cioè il nodo è una cosa in più, ma vabbè, ok. Sì, non serve niente, ti basta che ti posizioni sulla posizione retrograda. Anche perché adesso, cioè io praticamente ho fatto meccanicamente quello che avrei dovuto fare. Esatto, ma che puoi fare occhio in questo caso, quello intendevo dire. Tanto devi soltanto frenare all'indietro, e basta. Ok, allora arriviamo fino alla manovra. No, Marghe, stiamo per fare l'accelerazione per entrare in orbita, per atterrare. Andrà malissimo, Marghe, stai. Mancano pochi secondi alla morte di tutti gli astronauti. Ma perché dopo ci sarà la Terra? Appunto. Lunaggio, cioè. E la potenza io non l'ho mai provata. Beh, io lo sto facendo. Io sto azzerando la velocità, scendo dritto per dritto praticamente. Ascolta, Forna, per la discesa, per regolare finemente il carburante. Cioè, scusa, per regolare finemente il... Ci sarà la guida. Quello da il motore da accendere, come si fa? Ottima idea. No, ma nel senso, cioè per il problema è che dovete vedere più o meno quanto accendere, quanto è potente, per capire in quanto tempo poi vi azzera la velocità. Perché il punto è sempre accelerare il meno possibile, no? Sprecare il meno carburante possibile. Quindi dovrete regolarvi un po' voi. Adesso io in questo momento sto atterrando. Scusa se mi sentite un attimo distratto perché sto atterrando sulla luna. Un secondo? Sì, devi dare un secondo di accensione e basta. No, ma vai con quello più lento. Vai con quello più lento. Sì. 50 metri al secondo. Olè. Tu sei sicuro? Quello più lento? Sì. È morto il Forna? No, sta allunando. Sto allunando, ragazzi. Sono a 2000 metri. Vai. No, vai. Accendi. Ah, perché più... Vai ancora. Stop. Quanto è corpo? Abbiamo ancora carburante anche. 1500 metri, vabbè. Aspetta. Fai. L'abbasso ancora un po'. Vedete, cioè io accendo e spengo. Semplicemente dovete capire poi in quanto tempo ci metterà il razzo a scendere sotto 10 metri al secondo. Perché dovete atterrare a meno di 10 metri al secondo. Il problema vostro è che non avete gli strumenti, non vedete la quota. Io adesso leggo perfettamente la quota dal basso. Quindi vi regolate quando compare l'ombra sul pianeta.
che è riferimento, vabbè, che bel sasso che prendo in faccia. Che bellino che è il suo. Ascolta, ma Forna come fai a regolarti quando trasli a destra o a sinistra, roba così? No, ti devi sempre tenere la posizione retrograda. Vedi che cosa ho selezionato io? Il Nubble? E lui automaticamente ti tiene l'inclinazione perfetta di atterraggio. Ma vedi, noi prima siamo atterrati senza queste cose qua. A naso proprio. Cioè, non ho parole, Forna. Bisogna arrivare a 0 metri al secondo qua. Ragazzi, l'Eagle è atterrato. Guarda che si capotta adesso. No, non mi capotto. Ci siamo. Forna, dobbiamo arrivare proprio a 0 metri al secondo. Tondi. Ma no. Vabbè, se sapete che... Guardate la mappa. Dovete usare la mappa. Dovete stare su M per vedere dove vi fa il punto di atterraggio. Noi siamo ancora... noi adesso iniziamo la discesa. Abbiamo già iniziato la discesa. Sì, l'abbiamo già iniziata. No, ecco. No, stavo dicendo... sempre in posizione retrograda, ok? Però sganciamo anche per se abbiamo forza, carburante, sganciamo comunque il coso adesso. No. Avete, guarda, solo adesso avete 383 metri al secondo da esaurire rispetto alla superficie, quindi lo usiamo tutto il carburante che sganciare. Oh. Quello lì lo sgancerai durante la discesa a metà. Quello lì lo sgancerai dopo. Ti conviene, quando sei sulla grafica, premere la lettera V di Verona per metterti in grafica libera, ti tiene la luna sotto e il vettore sopra, è un po' più comoda visivamente da vedere. No, stavo pensando che forse ci conviene frenare già adesso, perché sennò ci cucchiamo il buio dall'altra parte. Frena. Da rischi. Frena. Vado. Dov'è che... accendi. Vado a tutta? Sì, a tutta. Consumo la vai. Retrogrado, eh. Stai nella parte di là, dove si vede il perigeo, se no non capite dove atterrate. Gira la mappa dalla parte del perigeo. Molto bene. Nella parte illuminata ci siamo. Scusa Ale, che adesso devo... Stacco stadio. Spegnete, ragazzi. Spegnete. Avete finito... ok. Possiamo separarlo? È finito lo stadio? Sì. Allora sì, certo. Vai. Così vi si schianta davanti e... E poi potete già anche attivare il secondo razzo, senza accelerare, però attivare già il vettore. Mettete il gas a zero. Ce l'abbiamo davanti lo stadio, adesso che rompe i coglioni. E adesso effettivamente vedere in differita è abbastanza limitante per me. No, abbiamo sganciato lo stadio. No, va bene, dai un cicchettino con un maiuscolo di gas e poi lo spegni con X in modo tale che lo stacchi un secondo, lo stacchi un po' lo stadio e... tanto comunque dopo voi frenerete atterrando e lo stadio non frena, quindi lo perderete di chilometri e chilometri. Ok, stai cercando di fare, mano. Andiamo avanti col tempo. La velocità è massima, devi portarla qua sotto e poi premere la spezzatrice. Aspetta. Allora, intanto sul Nubble dove c'è scritto orbita, cliccate di sinistra una volta e che ci venga superficie, perché ci interessa la posizione retrograda rispetto alla superficie, non rispetto all'orbita, altrimenti... Cosa devo fare qua? Dove c'è scritto orbita sul Nubble, al centro, in basso, c'è scritto orbita, clicca di sinistra e in modo tale che compaia la superficie. Ok. Perché se no, ecco, l'allineamento retrogrado deve essere rispetto alla superficie, non rispetto all'orbita. Aspetta che salviamo qua, perché... Sì, salva. Forn, lo so, tu con nomi vostri, Forn. Perfetto. Ok. Allora, vai Ale. Ok. Allora, anzi, andiamo avanti un po' col tempo, su che si sei a 46 km di quota. Ok, allora ci siamo distanziati un attimo da quel cacchio di robo là che rompeva le balle. Allora, cioè andiamo tipo come 30 km almeno, 20 in modo tale da fare una bella accelerata che esauriamo la velocità adesso, che guadagna. Adesso stiamo andando giù dritti come il fuso. Va bene. Arrivate intorno ai 20 km di quota in modo tale da accendere la manetta tutto quota, il razzo. La quota dov'è che te la fa capire bene? Ah, devi stare su M. No, beh, in alto adesso la vedi, È mai sbagliata, prima siamo allunati che c'è scritto 800 metri. Ok, sì, è vero, perché non ti tiene conto dell'altitudine del suolo, delle montagne, dei crateri. È per quello che serve la mod.
perché a volte, cioè, quello è rispetto al livello del mare, ipoteticamente, quei 60 km che leggo adesso, capito? Se c'è una montagna che è alta 2000 metri, ti schianti. È per quello che senza remoto è difficile, dovete fare l'occhio e essere bravi, perché dovete regolarvi guardando qui nella grafica quando compare l'ombra sul terreno, che vuol dire che siete effettivamente molto vicini. Però intanto andate avanti col tempo fino a 20 km tranquillamente, 25 mi serve la cloche a me perché devo regolarmi. Andiamo andiamo più avanti, intendi? Ah sì, 20-25 km in modo da fare una bella accelerata di quei, non so, 400 metri al secondo che avrete da perdere, intanto che lo riportiamo un pochino, diciamo, intorno ai 150 metri, 100-150. In realtà saremo in mezza ombra, però... cioè non siamo proprio nella parte illuminatissima, diciamo. Va bene, ci si vede. Allora, siamo a 26.000 metri adesso. Sì, intanto se volete perdere un po' di velocità, così intanto capite quanto è potente questo razzo a frenare, perché è quello che poi vi servirà, visto che dovete regolarvi occhio. Accendiamo un attimo. A quanto? Ma sì, sì, se volete, se, ma sì, almeno andare sui 180, insomma, sotto i 200, ecco. È che dovete vedere a occhio voi quanto in effetti in fretta vi esaurisce la differenza di velocità, perché dopo vi regolerete per le frenate successive. Ragazzi, siete sotto i 20 km e non vedo il razzo acceso. No, no, l'ho appena acceso. Ok. La manetta, perché stiamo scendendo molto veloci. No, l'ho messo a manetta. Ok. Comunque sì, ho frenato abbastanza, vedi? Cioè, aveva del margine. Va bene, va bene. Adesso e comunque siete... siete già abbastanza vicini. Posso tirare via il coso sotto che mi sta sulle balle? Il coso, la mappetta, la navisfera che non vedo un tubo? No, assolutamente no. Come fai a regolarti? Ok, scusa. Ma non è... l'ho messo in posizione retrograda? Sì, ma tu devi vedere i metri al secondo per atterrare intorno ai 4-5 metri al secondo, anche meno. Queste gambe sono super molleggiate, quindi conviene atterrare davvero lentissimi, altrimenti si rimbalzi come una cavalletta. Sì, ho sperimentato. Tieni la visuale verso il basso per vedere quando compare l'ombra, perché ti regoli sulla quota in base a quello. E poi occhio che se accelerano troppo, ti stai praticamente fermando. Stai risalendo. No, no, sto scendendo. No, sto scendendo. Ok. Sì, è inutile arrivare a zero, capito? Perché sono accelerazioni esagerate, inutili. Conviene comunque allora continuare a scendere ancora, non so, a 40-50. Però sì, ti devi arrivare a testa vedendo quanto puoi in fretta rallenta, capito? Quando accendi. Ci siete comunque, dai, ci siete. State scendendo praticamente dritti già. Altrimenti comunque lo stadio è a buon punto, cioè se avete un sacco di tempo da perdere, trovate la regolazione del gas che vi facete tipo a 20 bici, e poi aspettate basta, e poi alla fine gli date l'acceleratina finale per... state risalendo i bambini. Ma smettete di frenare così tanto, scendete a 30-40. Dov'è che ha il gas in mano in questo momento? Guarda, ho un sospetto. Io vorrei sapere chi sono i quattro disperati che stanno guardando questa diretta, perché è da tipo 6 ore. Uno sono Svano, la Marghe. Però l'ombra, Forna. Forse non la vedi, sì. Vabbè, comunque siete ancora alti, siete ancora molto alti, Sì, ma perché è potentissimo sto razzo qua? Appena schiaccia un pochino me lo rispedisce subito su? Sì, tu semplicemente non devi arrivare a zero di velocità, altrimenti inizi a poi accelerare verso l'alto. Non è che è potentissimo, devi spegnere prima. Se poi se continuiamo a scegliere a 6 metri al secondo, troviamo più o meno a capovolgimento. Sì, ti consiglio di tenere la visuale. Ma non stai andando su.
Non vedo la mia ombra, cioè sto andando a... Per me è ora di iniziare a rallentare. Adesso, se siete vicini, gli dai magari una velocità di, non so, 15 metri al secondo, 20, fissa, più o meno, che rimanga un po' lì come velocità fissa, e basta, poi aspetti. Gli dai giusto quella sgasatina alla fine per farlo appoggiare a 3 o 4. Non vedo l'ombra, più che altro. Riseleziona la discesa retrograda. Infatti. Perché ovviamente te lo perde quando tu risali verso l'alto, per quello che non devi superare il zero in velocità. Sto facendo. È merito il forno. Oddio mio. Oddio. Oddio. Oddio, ragazzi, cosa state facendo? Oddio, che caprione. Siete atterrati? Quasi. Dai, dai. Sì. Siamo. Qui Luna. Mamma mia, che allunati. Ha fatto una roba. Ah, io ho mal di pancia. Sto malissimo. Vado all'ospedale adesso. Come si fa? Bravi. Salva. Bravi, un ottimo allunati. Bravi, ragazzi. Salva subito. Vorrei. Vano e Ale, due di noi, bravi. Allora, facciamo leva, dai, questo cazzo di cosino. E poi torniamo sulla terra, sì, perché tiriamo giù in la realtà... Allora, io fra un quarto d'ora voglio essere fuori di qua, quindi voglio vedervi bruciare in atmosfera terrestre. Allora, come si tira giù la scaletta che Ale prima non l'ha messa giù? A chi se ne frega della scaletta? Avete il jetpack. Tra l'altro, vediamo come si usa quel jetpack lì. Accendi le luci. Luci accese. Bello. Ma non c'è una luce fuori che non si vede un tubo? Ah, avete messo... Ok, vabbè. Vi spaccherà il pannello solare, però. Il pannello solare. Avete messo in corrispondenza dell'uscita. Ma io ritraggo... Io lo ritraggo. No, non puoi questo, credo. Ah, no, questo sì. Chiudilo. Sì, chiudilo. L'ho chiuso. Bravo. Perché lo sapevo. Ma lei ha fatto delle foto di questo momento dove c'è il sole e la terra tra l'altro sopra di noi. Apri in Paint, fai Ctrl V. Potete baciarvi anche. Forna, come si fa a fare le foto in Kerbal? Stamp, come in tutti. L'ho fatto io, Fagli delle foto anche col cellulare. Sì, col telefono. La metto sul gruppo. Scusa, Forna, dobbiamo fare delle foto di rito. La metto sul gruppo del sì. Forna, sorridi. Che sexy. Beh, faccio abbiamo avuto un contrattempo tipo l'Apollo 11 nello scendere. Sono come l'Apollo 1. Anche loro. Perché se tu ridai la posizione retrograda mentre lui accelera verso l'alto, è chiaro che è verso il basso la retrograda, e quindi non devi mai selezionare la retrograda mentre stai salendo. Se tu ti sbagli e ricominci a salire, devi aspettare che lui scenda, in modo tale che dopo la retrograda rimane quella verso il terreno. Hai capito cosa è successo? Sì, ma perché a un certo punto è scomparsa quella roba lì? Perché? Te l'ho spiegato. No, perché tu hai alzato la velocità e hai accelerato dalla parte opposta. È chiaro che la posizione del programma cambia completamente. Io non vedo che lo state facendo vedere con il cellulare, però non capisco. Allora, okay. È il momento della scaletta. Ah, no, dai, ragazzi, uscite l'astronauta. Esci l'astronauta. Ah, che ne abbiamo tre, no? Uno. Bill. Vabbè, ma escine uno perché io voglio vedere la ripartenza e l'atterraggio sulla Terra. Dai. Allora, possiamo fare. Ale gli ha appena fatto fare un salto mortale tipo del... Beh, al massimo lo lasciamo qua. Come si usa il jetpack? Lo accendi gli RCS, basta. Gli SCR, scusa. Qua sotto. Con R? No, clicchi sul pulsante SCR. E quindi, una volta fatto? Maiuscolo per accelerare. Dopo tu devi volare verso il portello e premere al volo F che ti comparirà per agganciarti al portello con le mani. Quindi devi essere svelto a premere F in modo che lui si attacca al portello e dopo con B, con la lettera B di Bologna, puoi entrare. Però intanto dovrai premere F per agganciarti. In questa operazione cerca di non spaccare tutti i pannelli solari.
Okay. Allora, fai un po' di foto HD che siamo arrivati sulla Luna. Basta fai così dopo. Sì. Ma cioè, lo stamp resiste, è uno, non è che te ne fa 20. Sì, ma lo stamp tiene sempre comunque solo l'ultima, quindi sì, non sapete. Infatti, Ale continuava a schiacciare stamp. Vabbè, prima le ho già fatte, non ti servono più. Sì, non è che me le sta salvando. No, però c'è la memoria, basta fare Ctrl V in Paint. Sì, sono l'ultima. Sì, sì, sì. Allora, invece il pulsante per gli screenshot in Kerbal non mi ricordo qual è, un F11, F12, una cosa così, non attenzione, mi ricordo. Che c'è la bandiera del VAS adesso. Vai, vai. Ecco, io vado a fare la pipì mentre vediamo la bandiera. Sventola. Nome del sito. Allora, come lo chiamiamo? Mare della non ne ho vaga idea. Kebabita. Mare della kebabità, testa della tarca, è scritto kebabità in onore del Forna e di quelli che morirono vedendolo. Kebabità. Ok, bella. Ragazzi, Forna è morto. È scappato. Bello. Alla portiera della su. Com'è per ancorarsi? F? Zoomami. P di Bologna, ha detto. B di Bologna. Devo fare. Sei sotto il motore. Cosa sta facendo? Inquadramelo. Che è successo? Aspetta, Gale Mungolo non riesce a tornare su. Mi sono con la mano col jetpack, però sì, ce la fa. Allora, aspetta. B di Bologna per ancorarsi. F. Vedi che avevo ragione te, tuo B. Attivami SCR. Sì, Ale ha appena passato il sole. Possiamo cercare di tornare sulla Terra da qua, se riusciamo in orbita col jetpack. Sì, beh, è difficilissima questa cosa. È la miseria. L'ho visto adesso. E va che non hai spaccato il pannello solare di là. Non so come hai fatto a schivarlo, perché... Calma e sangue freddo. Ah, dai. È impossibile, ragazzi. Proprio fisicamente impossibile. Vabbè, i miei astronauti nel frattempo sono morti di fame sulla Luna, aspettando. Scusa, Ale, posso? No, perché sennò non partiamo più qua. Sono morti di fame i miei. Niente, è finita. Ma dai! Cioè, l'ha fatto volare a 9. Io sono decollato, ragazzi. Spiace. Voglio capire se riesco a arrivare sulla Terra, se riusciremo ad arrivare o no. Boom, morto per sempre. Boia, ho finito lo stadio. Io voglio andare in orbita. Ciao. Non bene. Perché sento un eco adesso, ogni cosa che dico. Forna. Sì. Può finire il jetpack l'astronauta? Sì, certo. È un cretino, Alessandro. È un vero idiota. Cioè, ha fatto fino adesso fare il cazzone. No. Ha fatto fino adesso. Niente. Dovete ricaricare il salvataggio e riterrare sulla Luna, probabilmente. Ma secondo me uno è anche sacrificabile. No, non puoi tornare a casa senza. Come posso tornare a casa senza Bill? Cioè, ma si può. Non puoi. No, stai fermo. Non toccare niente. Happy. Posso fare uscire un altro, farglielo prendere in braccio e andare in tutti e due su con un jetpack? Niente, ti ha rovinato il gioco, Ale. Ti ha rovinato il gioco, Ale. È vero, si è appena schiantato col jetpack, ce n'è ancora? Allora ce n'è ancora, però sono gli ultimi tentativi, quindi occhio. Sgancio. E via. F con F.
Ma allora, come fai a saltare e a partire verso l'alto col jetpack, Forna? Arrivo, aspetta, sono in orbita. Non ce la fai? Mamma mia, ho 900, 900 metri al secondo e sono in orbita lunare, non ce la farò mai per la sola Cara Terra. cazzarola. Ma con una craniata stavi staccando il primo stadio, tra Sì. l'altro. Cos'era attaccato per lo spulaccio? Ma sta cacciata verso. Perché si stacca il vostro fob? Appunto. Non ho mai visto una cosa così. No, non è molto promettente comunque che balli in quel modo il vostro fob. Oddio. Vabbè, però ragazzi, dai, cioè un'ora e mezza. Dovete accelerare verso l'alto, dritti su, e poi Ma fate giusto con la W doppia, andate un po' in avanti. con spazio? No, con jetpack salite e Ma come si fa a poi salire col shift. jet? Con maiuscolo, cioè quello che c'è, allora se non spingete nessuna freccia va verso l'alto, no? E basta, va solo verso l'alto. Poi spingete un po' W doppio per avvicinarvi quando siete davanti al portello e boh, dopo spingete F al volo e vedete che si attacca. Mi preparo a premere F, io se succede. Eccolo lì. Ferra. Accelera di nuovo, vediamo quanto ci vuole perché la sua terra è un casino. Però c'è lascia, sali, entra, B. Ragazzi, ci siamo. Che fatica, aspetta, Allora, ridammi i comandi. Forna, per uscire fuori dall'orbita lunare, dobbiamo già... basta... Ma il problema è che sto guardando se ce la faremo attorno alla sua terra. Eccolo qua, eccolo qua. Cosa, perché sta diminuendo... Boh, ma non è carburante quelli, che ti frega? Non so cosa sia. Cosa sta succedendo, ragazzi, con il vostro stadio lì? Secondo me è il pezzo del mio... Dai gas! No, Ale! Ale ha fatto un Ahi, ho disastro! fatto il disastro! Ale! Chi è che lo stava capottando? No! 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 No, ci credo! Perché l'hai fatto capottare? Cos'hai premuto? Hai tirato dentro una zampa? Perché? Perché vi siete completamente suicidati e autodistrutti? E manca la bandiera ancora. Vabbè, Io Forna. stavo calcolando il nodo di rientro e invece voi vi siete uccisi. Allora, Forna, partiamo direttamente. Dammi la potenza. Ferm, no, lascia da un'altra parte. Allora, la cattiva notizia è che non so se la faremo. La buona è che certamente andremo in orbita lunare, quindi si potranno salvare gli astronauti con un rendezvous. Però, anzi, in realtà, riusciremo anche ad andare in orbita terrestre. Non so se avremo abbastanza carburante per entrare, però. Ci proviamo. Allora, quando accelerate a manetta, dovete posizionarvi sui. Perfetto, se lo fate prima che ve lo dico. Ciao. Dobbiamo posizionarci? Sempre a destra, sempre a destra, sui soliti. Questo sono i 45 gradi. Lo stiamo facendo? Fida che non è. 30, scusa, gradi. No, sì, 90 per scritto in realtà. Fino a che non è arrivata, non so, a 30 km di appoggio, dopo spegnere subito perché dovete risparmiare tutto il carburante che c'è. Con 30 già andate in orbita. Quindi guardate la mappa, appena arriva a 30 km di appoggio, circa, spegnete e poi raggiungete l'appoggio. In questo caso potete farlo appena raggiungete l'appoggio, perché non c'è bisogno di accendere molto prima. E portate anche il perigeo a 30, ovviamente, bisogna andare in orbita. E voi senza guardare la mappa come fate a sapere dove state? Va bene, ragazzi, ok, avete perso. Perché? Cosa stai facendo? Perché senza la mappa come fate a sapere a che altezza siete arrivati? Esatto, siete in orbita solare. Ma non possiamo più correggerla questa. Ragazzi, dovete guardare la mappa. Zooma indietro che guardiamo che percorso avete fatto, che orbita è questa, cioè terrestre solare. Avete accelerato tipo come se doveste partire per andare su Giove. Allora. No, ma no, 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 no. Riattivate il salvataggio. Sì, scusa, in effetti siamo partiti No, Eva. prima, ok. Ok, ci siamo. Allora, adesso accelerate al 100% e vi posizionate a destra sui 90 gradi e poi guardate la mappa. Appena compare l'apogeo a 30 km, spegnete. Mi posiziono a destra, intendi... Ah,
a destra, ok. A destra sul 90, sul numero 90 gradi. Che non lo vedo. È questo. Ah, è okay. Come quando siete partiti prima, cioè il nord, immaginatelo sotto verso sotto dritto verso il basso, e tu accederi esattamente a 90 gradi a nord, in 60 gradi, quindi ovest. Ok, quando è che iniziamo a girare sui 90? Subito. Ok. E poi quando l'apogeo arriva a 30 km spegni. Però non potete farlo da qua, dovete guardare la mappa, altrimenti la posizione non lo vedete da qua. E Maria? Ok. È quello che ho visto. L'apogeo è a 70 km. Esatto, quindi avete consumato un sacco di carburante in più. Ok, però adesso che ho capito possiamo rifarlo. Sì, fatelo così, perché io rischio di non rientrare anche con un orbita di 30, quindi secondo me è grigia. Proviamo, dai, ci crediamo, ci crediamo. Dai, dai, prova, io provo a farlo anch'io, che tanto il nodo di rientro a terra, ma la vedo un po' male. Allora, dai, che ce la facciamo adesso? Beh, ce l'hai tu? Sì. Ok. Per il giro di 3 miliardi di chilometri, 3 milioni di chilometri. Sì, sì, ci sono, ci sono. 186 minuti. Top. Allora, per il, allora, apogeo di 29.810 km. Va bene, va bene. Quindi noi accendiamo quando siamo alla, alla allora, sì, più o meno all'apogeo, sì, sì, perché tanto fate poi allora, presto, aggiungete 30 km. Va bene, inseriamo già la manovra, quindi. Sì, sì. Intanto calcolate la manovra per fare un'orbita al minimo, capito, di quello che vi serve. Ok, io ho fatto l'accelerazione verso terra, adesso mi sono rimasti 730 primi, ma posso entrare. Ah, se riusciamo a entrare è comunque un miracolo. Non capisco, aspetta. Così. Ah, ecco. Grande, ce la facciamo ragazzi, torniamo a casa. Sì, ce la fai tu, ce la fai tu. Ce la facciamo, ce la facciamo, torniamo a casa, c'è abbastanza carburante, per un pelo, un soffio proprio calcolato, calcolato al minimo. Io non riesco a inserire la manovra corretta per... No, non inserirla, non inserirla, accelerazione prograda ovviamente basta, fine. In che senso accelerazione prograda e basta? Torniamo giù? Cioè guarda in che direzione sono? Sì, sì. Tu ovviamente per aprire, per fare un'orbita devi accelerare in direzione prograda. Quindi selezioni il simbolo rosso del protocollo e basta, senza nessun nodo. Ti sto facendo andare in orbita lunare, io non terrestre. Vada, dammi segni di vita. No, quindi acceleriamo e basta? Sì, sono in orbita lunare. Sì, finché non compare il perigeo, di là è di 30 km circa, come se dovesse andare in orbita terrestre. Ok, facciamo un'orbita lunare, quindi. Sì, perché questo non è il punto giusto per andare sulla Terra, dovete essere dietro. Okay, se ci pensi e lo immagini come un piccolo sistema solare, dovete perdere energia, quindi il punto di accelerazione è nella parte opposta alla Terra. Avete capito? Sì, ma non riusciamo, almeno con la mappetta non riusciamo a crearla. Non create il nodo, arrivate sull'apogeo e accelerate, fine. Ce l'abbiamo fatta comunque anche a creare il nodo. Sì, ma è sbilanciatissimo quello che vedo io qua. Ok, adesso l'avete bilanciato, ok, va bene. 22 secondi di apertura carburante. Sì, e non abbiamo mica... Ok, vedi, quindi è pochissimo, cioè 10 secondi prima dell'apogeo... C'è bisogno di accendere. Chiudiamo che idiota. Volevo chiudere i pannelli, ma è un po' inutile come cosa. No, non serve. Tanto non ce li portiamo neanche più a casa. A parte che si bruciano nell'atmosfera. Ah, ma stacchiamo lo stadio prima. Allora, dai, andate all'apogeo. Ma ci siamo 15 secondi. Ah, ok, perfetto. Tengo valido questo io. Sì. Vai, accelera ancora un po'. Sono al massimo. Sei al massimo? Sì. No.
Io sto facendo già la manovra di rientro. Un secondo. Ci siamo. Più o meno. Ci siamo, Forna. Avete fatto l'orbita? Sì, piccolina, sì, però sì, 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 piccolina, ma abbiamo la periapside a 19.000 metri da Moon, quindi... Sì, non dovrebbero esserci dei monti alti 19.000 metri, quindi va bene. Il punto è sempre... Il punto... No, è mica una battuta, il punto è quello, a volte mi è capitato, è dire, vabbè dai, fai il minimo dell'orbita 10 km, tanto non c'è gravità, sì, c'è un monte alto 10 km, e ho fatto il giro della Luna e mi ci sono schiattato contro. Allora... Adesso voi mettete nella mappa, esatto, guardando proprio come sto vedendo io adesso con la differita, la Luna, la parte posteriore rispetto alla Terra, e fate un nodo proprio nella parte opposta alla Terra. Con l'accelerazione prorata, ok? Allora, zoomate molto più indietro, non so se c'è il mano che gira cose a caso e non capisco cosa devo dire. Zoomiamo molto più indietro, ok? Allora, io aspetto che ti fermi perché sennò non capisco nulla. Hai fatto un nodo di mille metri. Ok, allora fai il nodo nuovo. Dietro alla posizione... Luna? Sì, esatto, dietro alla Luna. Il punto opposto alla Terra. E poi interrompi l'accelerazione programma appena vedi che compare l'orbita terrestre. Appena vedi che compare, la interrompi. Ma vedi che... Che sarà tipo 100 metri al secondo, è pochissimo, una cosa così, capito? Tipo 100-150 metri al secondo. Dovrebbe comparirti l'orbita terrestre. Boh, appena ti compare, torni indietro fino al minimo in cui la vedi e... Ok? Così. Allora, adesso tu clicchi di destra sul perigeo, vedi di quant'è, e devi spostare il nodo per ottenere il perigeo più basso, perché siamo con il carburante centellinato, quindi devi posizionare il nodo nel punto che ti fa arrivare più vicino in assoluto alla Terra. Attiva la visualizzazione del perigeo e poi sposta il nodo nel punto giusto. No, non con l'accelerazione, devi spostare fisicamente il nodo. Prendi la spostata. Mi dà 5.000. Sì, non importa quanto, l'importante è che sia il punto più basso. Perché così il nodo è ottimizzato, perché abbiamo il carburante davvero contato. Cioè, ma tu intendi così? C'è fuga da. Perché c'è fuga da Moon. Va benissimo, per gli apice di Kerbin deve essere il numero più basso che trovate spostando il nodo sull'orbita della Luna. Ok, 3.000. Perfetto. Allora, quello lì è il vostro nodo. Intanto fate anche quello. Però la durata accensione me la dà di 1 minuto e 37 secondi. Sono 175 metri al secondo. Li avrete bene ancora da parte. Fammi vedere gli stadi. Vabbè, abbiamo ancora l'altro stadio ancora. Esatto, cioè avete ancora uno stadio intero, giusto? Sì. Non siete già al proprio lente? No, abbiamo... Allora mi avete messo un po' più di me. Io sono stato in orbita già solo col mono, quindi l'ho messo peggio di voi. Aspetta, ma quindi, cioè è normale un minuto e 37 secondi di accensione? No, perché sono 172 metri al secondo, durerà 3 secondi l'accensione, 4. Comunque... Però... È il massimo. Comunque, tu accendi al massimo e azzera quei 175 che leggi nel Napoli, poi del resto te ne credi. Non ci ho capito un cazzo, scusa. Tu accendi per esaurire quella spinta lì di 175 metri al secondo che ti fa vedere il Napoli. Che è? Non so, aspetta un attimo che mano ho suonato. Adesso parto, direzione sole. Vai Ale, è il momento, sole. Ale. Vai, andiamo su Mercurio, Ale, finché non c'è. Non ho idea di chi sia Forna. Intanto voglio che ti becchi l'aggiornamento grafico di Kerbal, di queste mod che sono spaziali. Ti odio. È qualcosa di spaziale. Guarda che c'è. Mamma mia, è una roba paurosa. Aspetta che accelero.
guarda, 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 guarda che roba, si vede la foto delle montagne, si vede, ma è una roba pazzesca, figata, va bellissimo, guarda che c'è anche la luna davanti al sole. No, è fotonica, è fotonica, la grafica nuova è l'hanno aggiornata ieri. Ma quante ne hai cosa... di patch? Eh? Quante ne hai di patch? Ne ho installate 122. Ma che di... sì. Ti ho detto, consuma un po'. E come fai a guarda, non sto facendo niente, sta consumando 9 giga di RAM. Ma che di... Quindi, sì. Cosa voleva dire il forno? Quando? No, sì, ciao, buonanotte. Stiamo parlando di un'altra roba adesso. Stavate parlando di tutt'altro. Ok, esatto. Forna, cioè, non ho capito. Tu la vedi la mappetta come la sto facendo vedere io? Cioè, lo vedi dove il giallo dove sta andando? Il giallo sta andando, il giallo te devi fregare. E la tenda è solo sul cielo della terra. Trova il punto più basso per capire qual è il punto migliore dove posizionare quel nodo lì. Ok? Perché dobbiamo raggiungere con la minima sensazione il punto più vicino alla terra. E ci siamo, secondo okay, me. Ok, 3.698.000. Va bene. Arriva, vai a accedere fino alla manovra, clicchi sul percorso giallo come prima, no? E fai accedere fino alla manovra successiva e poi accendere. In realtà, cioè, anche qua, se lo fai, se accendi 10-20 secondi prima o dopo, non è che cambia tantissimo, quindi lo possiamo fare un po' pochino da cavolo, leggermente da cavolo lo possiamo fare. Però arriverai sempre sulla mappa, perché sennò non capisci quando devi... Ma sto arrivando alla manovra. Cioè, in realtà lo capisci, basta che consumi questi 175 metri al secondo, capito? Basta. Però... La mappa che adesso accendo. Per sicurezza serve la mappa meglio. Ma dovremmo nel senso noi dovremmo... esauriremo questo qua, ma non riusciamo a fare completa l'accensione. Aspetta, dovete cambiare stadio, certo. È per quello che ti fa vedere un grafico strano nel mappo. Fine. Cambio stadio. Vai. Farai la prima parte. Ma volevo dire che non gli sparo addosso. Dov'è? Fermate l'accelerazione appena vedete comparire l'orbita terrestre. Vai. Perché non si era separato prima? Non lo so, ma facciamo che va bene così. Vado? Adesso Forna, come facciamo noi a capire il carburante che c'è qua, che non si capisce? Non avete le mod per capire quanto delta di avete. Comunque circa un migliaio di metri al secondo, perciò abbiamo un'abbondanza enorme. Io appunto avevo già usato parte di questo carburante per andare in orbita lunare, quindi l'ho messo malissimo. Però voi atterrate con un sacco di margine. Spero che sia quello modulabile che posso spegnere dopo, tra l'altro. Però dovete ancora accelerare per questa parte che rimane, quindi cosa state aspettando? Sì. Ma sto aspettando che dai aspetta così vai. Appena vedete comparire l'orbita terrestre lo spegnete, comunque sì, alla fine di questi metri qua poco più poco meno, perché avete aspettato un po'. Spegni ok, l'orbita terrestre ce l'abbiamo adesso. Quando la vedo vi continuo. Adesso accelerate il tempo fino a che non andate in orbita terrestre e andate sull'apogeo, quindi dovrete probabilmente fare un giro intero del pianeta. Un giro? Tutto il giro del pianeta. Vedrai che quando esci, adesso vai avanti veloce, esci da questa orbita lunare, sarai già oltre l'apogeo probabilmente, quindi dovrai fare un giro intero intorno alla Terra e tornare di nuovo all'apogeo. Intanto puoi cancellare anche il nodo lunare, che ti fa solo casino e basta. Ok, quindi si aggiusti qua comunque. Vai. Andiamo. Ok. Adesso? C'è il volo che è casino. Adesso inseriamo una nuova manovra. Adesso no, bisogna che io, quello che vedo io adesso è che non sei ancora in orbita terrestre, devi ancora accelerare il tempo per entrare sulla linea gialla, c'è ancora un pezzo di orbita lunare blu. Bon, ci siamo adesso. Siamo in orbita terrestre. Allora, ok, adesso cliccate sull'apogeo e selezionate accelera fino a qui,
perché dovete avere mani sulla progettazione. Mentre vi accenderà, però dovete accendere la misura del perigeo, così vedete. Ok, sì, sì, ho capito. La quota del perigeo che deve essere sotto, per fare un rientro, intorno ai 50 km, 60 km, per non schizzare fuori come delle schegge. Adesso sì, a questo punto guarda direttamente quella lì della mappetta. Ma infatti ho selezionato male, devo selezionare questo. No? Ok. Avevamo selezionato il perigeo blu, ma è quello che noi dovete selezionare. No, quella perché non mi si... Quello giallo. E quel, comunque è quello che quando muovi il nodo si muove la quota, quindi te ne accorgi se sei giusto. Okay. In teoria si rientra sotto gli 80 km, però se fate il nodo a 70 avete troppa velocità, quindi vi rimbalza e entrereste all'orbita successiva. Se volete entrare subito alla prima, 90, no, 90. Per 50, no, 90, no, no, 90 se no, già non entrate per niente. Ah, io sto entrando in orbita in questo momento, sono in ingresso. Fai tipo 75 se riesci a arrivarci. E mi sono scordato di sganciare. Dai, bella. 73. Andata. 73? No, no, va bene. Meno. Perfetto. Un cincinino, appena un po' in meno. Fate intorno ai 60. E già ai 60 potreste rischiare di rimbalzare e fare un secondo giro, però tanto non succede niente. Comunque, Vano, Ale, il punto... In futuro, se vi capita di avere pochissimo carburante, e il punto è che sotto gli 80 km prima o poi rientrate, quindi se anche riuscite a scendere sotto gli 80, al massimo fate 2-3 giri, capite, però pian piano si perde energia. L'importante è scendere sotto gli 80. Lo stai facendo? Ma devi andare a... 70 va bene? Sì, fai meno, però se vuoi entrare al primo giro, altrimenti con 70 rimbalzi fuori, perché io sto entrando a 3130 metri al secondo, quindi hai una velocità fotonica. A 70 di perigeo rimbalzi fuori. Ci siamo? Allora ci sarà la mappetta, però Pisa al massimo? Sì. E fai anche 50. Io sto facendo un sacco di orbite per questa. No. Anche agli 60 sono rimbalzato fuori, brutto. Nel dubbio di sono già il terzo giro. Devono fermarti. Io mi preparo, non guardo neanche. Sì, attiva la scritta. Attiva la scritta sul nodo, se no non sai quando fermare. Anzi, siamo troppo bassi adesso. È proprio il contrario. Andiamo prograde e lo mettiamo un po'. Aspetta. Quanto sei adesso di altezza? Siamo 22. No, 22 bruci, non fai tempo a aprire, esatto, il paracadute. Aumenta. Devi stare sui 50-60. Sì, aumenta. Aspetta. Stop. Bon, siamo perfetti. 52, bellissimo. Proviamo. Allora, togli il nodo lì, che rompe le balle. Io sono già tipo alla sesta orbita. Ah, sto girando come un deficiente perché ho fatto un ingresso da 70 km per fare la prova e in effetti sì, ti perdo leggermente lentamente, che ci metterò 6 anni a rientrare. Però prima o poi rientro. Ma io invece molto male di carburante rispetto a voi. Avete fatto un razzo migliore del mio. È brutto. Quindi avete fatto il nodo? Avete accelerato? Sì, stiamo per iniziare la discesa. Ok. Allora, posizione retrograda, mi raccomando, non prograda. Sì, infatti l'ho appena capito. Allora, voi potete fare due robe. Visto che avete ancora un sacco di carburante, o lo stadio lo staccate qua, così non vi è in mezzo alle balle quando entrate, che non rischia di esplodere di fianco. E altrimenti potete anche consumare il carburante accelerando retrogrado, perché comunque potreste entrare più lentamente, visto che l'avete in avanzo potete anche usarlo.
quando siete intorno agli 80 km, 70 km, che iniziate a entrare in atmosfera, finite il carburante. Anzi, no, è monopropellente, quindi converrebbe usarlo, va usato in atmosfera. Intorno ai 100 km. Comunque stiamo entrando. Ma tu l'hai proprio finito il carburante? Io sono, mi è rimasto 300 metri al secondo, quindi veramente quasi nulla. Sono rientrato per un pelo e sì, però sono rientrato. Cioè no, in realtà sto ancora continuando a girare intorno. Il mio periseo è a 68 km, quindi scende di 100 metri ogni anno, praticamente ci mettono 6 anni a rientrare. Ok, 100 km. Ok, io chiudo per me. Davvero qua? Vai tu. Beh, bella però questa grafica originale, l'hanno migliorata comunque. Cosa? Secondo me l'hanno migliorata questa grafica. Allora, siamo a 231.000 metri. Io quasi quasi lo sgancerei adesso. Ora rallenterei. Ah, intorno al 100. Intorno al 100, poi. Lo sgancio in perché... No, usarlo, dice. No! Io dicevo che potresti anche usare il propellente che ti rimane per entrare più lento, però come vuoi. Non cambia niente, comunque va bene. Nel senso, se lo scudo comunque regge. Puoi anche già sganciarlo, capito? Se vuoi essere sicuro. Ah, ma a sto punto lo accendiamo. E fatti un piacere, quando lo sganci, mettiti il programma così lo sgancia verso indietro e non rischi di sbattarti in faccia. E poi dopo ti rimetti il retrogrado con la capsula. Sganciamo? Sgantalo. Dai, ragazzi. Che momento, che momento. Cambio palma. Insomma, ci ha sbagliati a fare l'op. Adesso tira dritto. Ah, siete fottuti perché non avete pannelli solari, non avete più nulla. Sì. Ah, se avete sbagliato a fare l'ingresso, siete spacciati. Avete solo questo ingresso per di energia elettrica, quindi non riuscite a farne altri, sicuro. Siamo perfetti, ragazzi. Dai, accelerate a buco, che tanto vi si blocca, ve lo ferma a 70 km. Si blocca da solo? Sì. Bello, vai, tanto. 70 km vi fa quelle accelerazioni che potete fare in orbita, sai, quei 4 step che potete fare in orbita. Stiamo ufficialmente scendendo, Forna. Vai, accelera. Tanto te lo blocca se sta, vedi, ecco. Da qua hai solo i 4 veloci, quelli atmosferici. Puoi accelerare, Gino. Capisco che è un momento bello, però durerà un sacco così. Ecco. Niente, si è collegata una persona in più, ragazzi. Allora, 2 ore e 40 minuti di gioco. Siamo felici di comunicarvi che il team Ale Vanoni sta finalmente entrando in orbita terrestre dopo un allunaggio. L'Eleonora si è appena connessa. Si è connessa anche prima, ho visto. Dai, vai, Forna, ci stavi elogiando, continua. No, una grande emozione vedervi portare a termine una missione di Kerbal dopo queste live fallimentari. Comunque io ogni tanto vi sento parlare e non sento quello che, cioè vedo che muovete la bocca e non sento quello che dite. Vabbè. Beh, non saranno sicuramente robe importanti. Fa niente. Bene, bravi, ragazzi. No. Vabbè, aspetta, devi vederlo fino alla fine. Cioè, perché sono andato sui video di Luca Fornaciari, astrofotografi senza motivo. Vai sui video di Alessandro Biasi, astrofotografi. Sì. Seguitemi tu su tutti i social, Instagram e Facebook, anche YouTube. Io ti blocco e ti aiuto. Acceleriamo un po' sta agonia. C'è un problema. Ovvero? No. Perché? Che problema c'è? Sta prendendo quota? Sta salendo, ecco qual è il problema. Cazzo. Allora, attiva. Merda, che giro che deve fare. Attiva per favore il pannello dell'energia elettrica. Meno male che abbiamo messo la batteria in più. Vediamo, speriamo che duri, ma ho qualche dubbio. Fammi vedere la carica elettrica di qua sopra, no?
Ma perché, scusa, ha perso la quota? Perché l'ingresso è troppo alto. Ma era 62? Sì, dovete farlo più basso. Comunque carica elettrica 249 su 250. Niente, accelerate velocissimi, tanto non avete mica scelta, eh. Accelerate buco fino a che non torna a 70 km. Ale. Arrivederci. Cosa? Stiamo salutando la Terra, Forna. Sì, no, salutatela. Io sono preoccupato della carica elettrica, non del resto. Accelerate pure a manetta. Dio. Perché il rischio, vedendo che era... Quando ha ricominciato a salire, eravate ancora a 2820, c'è caso che non entri anche stavolta. Beh, la carica elettrica c'è, ok. Speriamo che entri stavolta. Vai, accelerate veloci. Ale, prendi posto sulla tastiera e metti in velocità 100 per. Ce l'ho già la tastiera, ma è lui al mouse, per cui... Ma tu puoi spingere la virgola e il punto, è l'accelerazione temporale avanti e indietro, così lo freghi. Se inizia a bruciare siamo in bolla. Anche prima stava. Cazzo, siamo risaliti. Oggi io come ve lo abbassa. Stiamo risalendo, ragazzi. Stiamo risalendo, però forma. E niente, secondo giro. La batteria resta, speriamo che regga anche il terzo. Ma qual è intanto, se guardate comunque la mappa, vedrete che l'apogeo si è chiuso moltissimo intanto. E poi niente, al prossimo giro speriamo di entrare. Sì, si sta chiudendo. Che cazzo fai? Sto aumentando la velocità. Nel dubbio, la prossima volta teniamolo allo stadio. Sì, anche secondo me. Oppure mettete giusto anche solo un pannellino che si apre e si chiuda sul pod, così vi salvate la vita, perché qua rischiamo di fallire tutto solo per quello. C'è un pannellino per la carica? Non vi apri il paracadute se la carica. Vabbè, ma l'apriamo manualmente? Come? Vabbè, non l'abbiamo mai messa la carica della batteria per aprire il paracadute noi. Certo, non siete mai anche così lontano. Non avete mai fatto la carica? Forse ha ragione. Ma scusa, carica elettrica c'è 247 su 250, scusa. Sì, fate il giro. Te lo dico, Ale, se non fai accelerare quel tempo, io spacco. È già il massimo, è che siamo a... Ma sì, ma dei 4 step orbitali. Dovete spegnere l'accelerazione temporale e riaccenderla adesso, che vi fa l'accelerazione quella veloce. Ah, eccolo. Pian, vai. Guarda, Polo sta veramente impazzendo, non ce la fa più, se non accelerate quel tempo. Ok. Boh, vediamo. C'han fame, quando le faccio un po' la fame. Comunque c'è caso che non entriate anche stavolta. Però prima o poi entrate. Dio, no. Dai, secondo me il prossimo giro entriamo. Ma tu sei entrato in atmosfera, Forna? Io sono già chiuso Kerbal da un quarto d'ora. L'ho già chiuso da un pezzo. Vabbè, ma ce la facciamo comunque. Guarda, c'è ancora... Ma scusa, carica batteria è ancora 247? Sì. Va bene. E come mai non viene consumata? Perché non avete tanti strumenti a bordo intanto, quindi il poddino da solo consuma poco, non l'avete fatto scendere. È colpa delle pile al combustibile, Forna. È colpa di Trump. Colpa di Trump, lo sapevo che era colpa di Trump. Dai. Non è che ce la famo. Il punto è che a un certo momento anche l'apogeo diventa così basso che entrate.
meno male quello... che... No, è, per quello che, è per quello che probabilmente, cioè, potreste non entrare neanche stavolta. Deve consumarsi abbastanza l'apogeo. Andate nella mappa a vedere quanto è alto l'apogeo adesso. Anzi, seguitelo da lì, seguitelo dalla mappa, che vedete in tempo reale. Se, quando l'apogeo diventa basso, sotto gli 80 km, dopo voi siete a posto. Non è, sicuramente non vi rialzate più. Boia. Altro giro, non il perigeo, il corpo geo. Sì, altro giro. E vabbè, ma ormai ci siete fra 30-40 orbite e entrate. Dai, che riusciamo a chiudere questa diretta. Perché c'è diretta accesa anche te, Vano? Per perché far nulla? No, perché volevo vedere la qualità. Ma è stato bellissimo comunque, Forna. Sì, sì, è stata dura, ma abbiamo vinto. Quindi un giorno faremo delle missioni per andare anche su Marte. Però tre ore per un allunaggio, ragazzi. No, troppo presto. Ma perché l'accelerazione temporale secondo te si disattiva dopo una certa? Cioè, si disattiva quella veloce? E dipende, è legato al moto. Vai. Non massa. Non sale. Adrian Fartati ha messo mi piace la sua foto. Aia. Quale foto? Quella che ho messo su Instagram. Ah, anche a me. Ciao, Fabio. Quanto è la posizione qui adesso? Lì? Non ho idea. Aspetta. Beh, ma io non guardo perché Forna sarà la volta che rientriamo. Quindi. Ma probabilmente sì, o questa è la prossima, proprio ormai ci siamo. La posizione mi sembrava basso dalla mappa. Questa. Bello, entrate con l'alba, guarda che bello, guarda come romantico. Facciatevi mettere l'alba. Ah, che l'abbiamo fatta apposta. Tu pensi, ma noi siamo qua con i fogli di carta, stiamo facendo i calcoli, come puoi notare. Perché per arrivare all'alba. Ma al massimo rimarranno per sempre in orbita. In orbita, Dio. Mi sa che ci siamo, eh. No. No, dice? Come il prossimo giro? No, no, siamo a 45 qua. Sì, ci siamo. Ci siamo, volta va giù, ragazzi. Si scende. Ci siamo. Prendi la cloche. Bravi. Adesso va, esplosione fotonica. Che kit hai comprato di joystick, beh? È il Logitech, quello famoso, l'X2, come si chiama? Stai facendo? Devo mettere delle canzoni, delle musiche. Vai. Quella di Coso. Metti Aldo. Quella di Coso. Di... Sta a vedere che adesso metti sulla musica e non ha più pare caduto e muore. No. Si. Guarda cosa ti metto su. Ma io sto teniamo là, però vanno Facebook e guardiamo dopo. Tra l'altro, spoiler potentissimo, parte che non viene neanche fatta vedere nel film, il ritorno sulla Terra. Sì, bene, è uno scopo, sì. Atterriamo sull'erba, comunque. Sarà un sasso così che buca. Va bene, potete decidere se accelerare o io vado a lavarmi e c'è uno dei due. Attenzione, non aprirmi che fare cose adesso, ti uccido se li apri. Io mi disconnetto se apri fare cose adesso. è stato male. L'ho detto nell'istante in cui lo dicevi. Va bene, ragazzi, è stato molto bello. Io non aspetterò l'atterraggio perché atterrerà fra 45 minuti la vostra navetta. Vai, Forna, grazie per questa. Guarda. Sei già arrivati. Guarda. Vai, fidente. Mamma mia. Il problema è che a 1000 metri adesso va e poi ci metterà 6 anni ad arrivare giù.
Bravi, ragazzi. Siamo in mezzo al nulla. Sì. Muero di fame prima che i soccorsi li trovino. Che belli che siamo nello streaming. Dai, che ci siamo! Hai visto il video in cui ti ho taggato, Forna? Che c'era quello che era tipo collegati 6. Voilà. Bravi, ragazzi! Sì. Bravi! Complimenti! Complimenti, hai fatto... un piccolo bello. Passo per un uomo, ma un grande passo per Ale e Wagner. E per i Kerbal. E tra l'altro sono i primi Kerbal vivi, credo, che riportate a terra, quindi... si crea bravo. Bravissimi. Grazie, Forna. Ora grazie, si può spaccare il collo cadendo dalla navicella sul terreno e morire così. È morto. Ma gli altri purtroppo ha avuto un mancamento uscendo dal pod. Ma gli altri Kerbal come faccio a farli uscire? Non so se puoi fare Alt GR e il tasto della E accentata, cioè sarebbe Alt GR e parentesi graffa. È per fare il cambio modulo. Non so se ti può selezionare il pod al posto dell'astronauta e far uscire gli altri. No, non succede niente. Allora non puoi, diciamo, delle moto. Imposta visuale, andiamo da dentro come stanno. No, niente. Bravi, ragazzi, ciao. Grazie, Forna. Grazie, Forna. Ciao, ce l'abbiamo fatta. Dio. Ciao a tutti quelli che ci hanno seguito. Di pazzi che come pazienza. Noi. Esatto. Ciao. Ciao.